Buonasera e bentornati per un nuovo appuntamento con Severi ma Giusti. Questa sera mi raccomando, collegatevi tutti perché avremo un ospite d'eccezione che ospita il direttore sportivo della Cinecittà 1919, Roberto Goretti, che però arriverà alle 10:15 e farà con noi fino alla chiusura della E qui trasmissione. Quindi se ne vanno ve lo tutti dico adesso. subito, è qua. Si è andato Crollo via immediato. i C'è già, eh? 150. Lo mettiamo in attesa, sta in attesa fino alle Sì, 10:30, ma è in attesa, è lì che ci sì. aspetta. È lì fuori che lo apro, aspetta. Così Sta impara mangiando la. a comprare il Vice Montalto e lo mettiamo in attesa un'ora così. No, non incominciamo, non incominciamo. Allora, grazie mille a tutti per quelli che ci stanno guardando dalla pagina Facebook, Felice Resi 1919, chi dalla pagina YouTube e anche da Gradoni Granata, perché Cerri, essendo un amministratore con le palle Facendolo quadrate, adesso, sto bravo, facendolo vedi, adesso. vedi. Quindi ci potrà guardare anche dalla pagina Gradoni Granata. Buonasera, Cerri. Buonasera ragazzi, non voglio che mi si dica grazie per la vittoria dell'ultima partita, però sapete che un buon 74% è merito mio. Perché abbiamo E vi cambiato dirò campo. poi perché. Sì, Abbiamo una vaga impressione. Bene. No, oh, dovevo partire salutando il Bomber, che il Bomber stasera sta guardando Renato Zero in concerto. Bomber, ciao, ti vogliamo bene, ma non so chi dei due sta meglio, chi guarda Renato Zero con Goretti, non lo so. Secondo Per la me, Sandra cioè, questo è altro. no, ma è un bel concerto, secondo me, comunque Renato Zero, quindi fa bene, ha fatto bene, secondo me. Poi, Meglio che il e... foot golf, diciamo, dai, Quello a sicuro. Robert, ti prescindere. vogliamo bene e ti aspettiamo alla prossima puntata. Vi saluto tutti, quindi insomma. Buonasera, passa. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Grazie, Cerri. Prego, prego. A 5 giornate dalla fine, grazie, Cerri. Era importante, quindi Tutto quello che possiamo dire, grazie, grazie di vorrei. cuore per quel 76% che E grazie a Rozio che mi ha con la quale hai ascoltato. contribuito. Esatto, immagino. Buonasera, Cavaz. Buonasera a tutti, però bisognerebbe sapere se l'ha scelto Rozio o si è Infatti. perso la mulettina, perché potrebbe essere. Da ora in poi credo che, No, no, anche se casuale o no, da ora in poi cercherà di scegliere quel campo. Mi sono bloccato, bene. Sì, ogni tanto ti blocchi. Non so in Germania che connessione Quando dici avete, ma stronzate, si vede butti a meglio caso. Cavaz che da Massensatico. Non so in Germania che connessione avete comunque. Comunque va bene, ti vogliamo bene lo stesso, Vabbè. Cerri. Allora, Strano, come vi strano. dicevo, il direttore sportivo Roberto Goretti ci ha chiesto, ragazzi, ho appena un impegno, io alle 10, 10, 10 sono lì con voi, starò lì fino alla chiusura della puntata. Risponderò a tutte le domande, qualsiasi tipo di domande, quindi non vi preoccupate, anzi, domande scomode meglio, me l'ha detto proprio al telefono, perché comunque io non ho timori di rispondere a nessuno, quindi state con noi fino alle 10:10, poi ci sarà il direttore sportivo Roberto No, Goretti mi veniva da con noi. ridere perché Fino alle 10:30. fino alla fine della puntata non sa cosa va incontro. È vero che non c'è il bomber stasera, quindi... però dire queste cose con noi è pericoloso perché abbiamo fatto Sarà una la puntata più puntata corta che... della storia, Cavaz. È vero, perché noi L'inviato verso fine speciale. puntata incominciamo a parlare di porno, di robe strane, però lo sa il Oh, ha detto direttore domande sportivo. scomode, quindi cioè, penso che Gli guarda. chiederemo qual è la sua attrice pornografica Vai, preferita. vai, guarda. La La sua posizione, posizione, com'è? vai. Esatto. Allora, prima di parlare della partita, dai, leggiamo un po' di messaggi che siete già in tanti. Dario Valli, che salutiamo. Mino Gasp, che ci guarda dalla prima puntata. Grande Mino, grande numero uno. Saverio Lusuardi, ciao a tutti a Forza Regia dal Bomber Grande Sandro. bomber, Grande grande Bomber, che che mi hai fatto bloccare grandissimo. Che hai l'account. mandato via, mandato Gabri. Hai fatto 40. bene, bravo Perché mi bomber, ramare? Cosa c'entra anche bravo. ramare, ragazzi? Grande. Vabbè, è già Rimini. È un fan di Rimini Lui e di sì, eh. Miramare. Infatti, È già là. sono lui Ho gioca ancora a casa, l'account gioca. bloccato per 40 giorni, grazie a te, Bomber. Ma se ti becco, ti saluto volentieri. Io Luca stavo bloccando anche Grande. Face Reza. Sto provando a fargli bloccare anche Face Reza, ma ancora non ce l'ha fatta. No, c'ho 30 account fasulli io, sono peggio di Holding. Luca Reverberi, salve direttore, volevo chiedere se Manasti e Cosenza sarebbe pure Questa la giusto. teniamo buona magari per dopo. Mi era pure Ricordati, giusto. Gabri. Nasti è della Fiorentina, quindi La Cosenza risposta, decidiamo. guarda. Non c'è bisogno di... Abbiamo un Francesca. direttore sportivo qua che è meglio di Goretti, quindi è inutile Esatto. invitare altri Francesca direttori Cattafore, sportivi. che salutiamo, buonasera a tutti i ragazzi. Marco Gelfo, ho fatto 12 anni stile. Ok, Stile siamo contenti. liberato, stile rana, stile delfino, interessante. grazie. Vari Non ho stili. capito, però.
Gabri, leggi i messaggi interessanti di selezione. No, proprio. Noi siamo tutti qui, nessuno può dire niente. Già iniziato, abbiamo già finito i temi della serata, praticamente. Già leggiamo i messaggi. Preferirei vedere un video. No, i tuoi. Passo i tarotti con gli al sesto minuto, cartellino giallo. Massimo Palazzini, vi abbraccio forte da Genova, che salutiamo tutti i ragazzi. Ciao Massi. Tra l'altro avete un inno nuovo stupendo, con la speranza che anche noi possiamo avere un qualcosa di cantabile tutti insieme, o anche una canzone da... Comunque ci stiamo lavorando. Ligabue lo sta facendo, però sì. Posta, grande tifoso della Reggiana. 29 anni che sta scrivendo l'inno alla cuore granata. Ah, ecco, guarda, questo ragazzo ha scritto Marco Gelfo, ho fatto 12 anni stupendi a Reggio, okay. dai Forza Reggiana. Un saluto da Verona. Okay. Salutiamo. Perfetto. Andrea Castagnetti, il press vi sta guardando. Gabri, invitalo prima del DS. Il presidente Carmelo Salerno sa che al mio telefono, se vuole venire un po' con noi a fare due chiacchiere prima del DS, basta che mi manda un messaggio. Tutti, stasera tutti, facciamo. Presidente, già DS, tutta la società. Andiamo avanti. Il valore aggiunto, un grande DS, glielo diremo dopo. Matteo Mastropietro Cerri ha la sciarpa di stile Fellini, sei già pronto per la trasferta di Rimini? Saluto a tutti e Forza Reggiana. Grande Mastro anche mio Matteo, è di già classe. Esatto, sono tutti là, ragazzi. Cosa fate ancora a Reggio voi, ragazzi? Poi tra l'altro io subito ho letto la sciarpa in stile Fellini, che era anche io. Era ancora io ho capito anch'io Fellini. Avete capito tutti, una comparsa di un protagonista del film Fantozzi. Fantozzi quando doveva andare al circo di nascosto, si nasconde. E te puoi fare l'accento ungherese con la patata. Esatto. Fiamozzi però quindi esatto. Ci dicono Alessandro Barbier, passa, ci dicono quindi Goretti disse Vanni Zagnoli, ci stiamo le domande saranno le domande saranno di Vanni Zagnoli, guardiamo quanto resiste tutto. Ecco, guarda, teniamoci in mente tutte queste domande, ma dopo le andrò a riprendere. Carlo Favelli, chiedete a Goretti se è meglio Turco Venturi, così chiedo per un amico. Questa mi sembra una domanda un po' tendenziosa. Sempre Forza Reggia da Cremona, salutiamo Andrea Stefanoni che ci segue sempre. Ma arriva Vanni verso la fine? C'è già grande richiesta perché Vanni, se volete questa... subito perché Vanni fa delle domande scomode, ragazzi. No, comunque chi segue i suoi canali YouTube questa settimana ha dato spettacolo. Io consiglio la visione del suo canale YouTube. Allora, ci sono chicche davvero irripetibili. Allora, ce ne sono almeno due che consigliamo subito alla visione. Allora, la prima è sicuramente quella dove canta dentro un bancomat del Credem in centro e quasi si spoglia. Cioè, con la maglietta di Frank Walter, senza male, grande. Esatto. E il secondo è quello di sabato scorso, vedere Reggiana Torres, del suo video. Dura circa un'ora e quaranta, quel video lì. Parte dal secondo tempo, dove lui cerca di sfondare per entrare in curva ospiti, e finisce con lui in tribuna stampa. Quindi, potete solo immaginare. Io andatelo a cercare. No, lo consiglio. Adesso lo guardiamo, Gabri, mettilo, lo guardiamo tutto. In attesa di Goretti lo guardiamo. Fa culo tutti, fa culo anche. Vabbè, ma avrà fatto sicuramente un montaggio. Eccolo. Buonasera davvero, una con ammirazione. Siamo al volley, solo. Non so chi è, se è lui o la sua persona. Verona, Cittanova, gara 2 di playoff, quarti di finale, 1-0 per Verona, la serie, presto sarà 1-1 questa partita. Va bene, salutiamo Vanni. Siamo tutti interessati a questa partita, quindi dopo ci colleghiamo, Gabri. Io sono qui. Sì. C'è un messaggio per Passa, Virgilio Giglioli. Guarda, oggi Cerri senza il bomber, ti toccherà interrompere Passa. Quello lo faccio già da sempre. Interrompe chiunque lui. Lo faccio già da sempre. L'interrompitore. Andiamo avanti, che due scatole mancano ancora tre giorni. Guarda, stava interrompendo. Sì, non riesco a parlare. Ecco, a proposito di questo, possiamo incominciare a dire una bella cosa, insomma, una cosa dovuta, perché i 1.288 biglietti messi a disposizione dalla società Rimini Calcio sono andati praticamente in sold out in... poco più di 30 ore, 26 ore lavorative, perché si poteva acquistare anche il biglietto online. La società e sicuramente anche la questura di Rimini si sono accordati per un ulteriore biglietti da dare a disposizione ai tifosi della Reggiana, sono 524.
che gli hanno messi a disposizione da oggi. Non sappiamo se ancora sono tutti proprio 524, secondo me andranno a esaurirsi nei prossimi, forse già domani, perché insomma con la Reggiana, con questa Reggiana qua, insomma. Possiamo dire ai reggiani di stare all'occhio? Nel senso, ci sono quelli che vanno in treno, sì, quelli che vanno in pullman, a quelli che vanno in macchina, andate a mangiare, fate quello che volete, ma state un po' all'occhio perché non è proprio una passeggiata. Lo dico così, tra parentesi, certo, per sicurezza. Tenete le sciarpe strette. Terry potrebbe testimoniare cose che... Rimini è una bella città. Ecco, quello che però, vi consigliamo, visto che ci guardano in tanti, essendo non è che siamo gemellati, di non andare con sciarpe, vessilli, giacche, eccetera, in centro, oppure nei dintorni di Rimini. Se dovete andare a mangiare, andate a mangiare a Riccione, andate a mangiare a dopo. Se avete già prenotato, paga Gabri, il ristorante è cambiato. Se avete già prenotato, casomai uno spaghetto allo scoglio con due schiaffoni potrebbero anche starci. Dallo scoglio ve lo fanno vedere. Ragazzi, io vorrei anche ringraziare comunque la società Rimini, che dopo aver venduto 1300 biglietti senza riduzioni, ha deciso di mettere il ridotto da 3,17 anni a 3,5 euro. Quindi, oltre a vincere, perché bisogna vincere per levarsi dai coglioni, vinciamo anche perché sono delle merde che non possono fare una cosa del genere. La grande diplomazia del passo. L'abbiamo inglobato in questo programma proprio per questo, perché è diplomatico. Lui che mette ascolta, dopo un'ora non mette una 3,5 euro. No, però passa, in effetti non ha tutti i torti, perché al di là che sia un settore, non so se a fianco la curva, oppure penso che sia quello un po' più piccolino a fianco la curva, noi l'abbiamo comprato. No, è tribuna, secondo me. La tribuna. Ah, questa è tribuna. Comunque, insomma, noi l'abbiamo comprata a 14,50 euro, l'hanno aumentato, insomma, di... Ma secondo me l'ha fatto solo per guadagnare qualche soldo in più, di vendere tribune e non gli altri biglietti restanti. Ma quello ci sta, ma non concepire una riduzione anche per le curve. Cioè, Il settore ospiti di Rimini mi sembra che tenga di più che di 1300 posti. Ci hanno scritto da Cesena anche in questo pomeriggio in privato sulla pagina di Facerage, ci hanno detto che loro sono andati in 2200 a Rimini, quindi non sappiamo se voi di Facerage siete anche amici dei cesenati. Voi di Facerage siamo gemellati con i cesenati, del gruppo buona di sapersi. Buona sapersi. No, c'è scritto un ragazzo di Cesena. Da voi che avete messo like alla pagina di Gabri, sappiatelo, lui è gemellato. Cantando Romagna mia, tutti insieme. No, però dai ragazzi, a parte gli scherzi, andate a prendere i biglietti, perché una cosa molto importante è questi biglietti che sono stati messi a disposizione in più dell'inizio, li potete andare a acquistare solo a Reggiana Calcio Store, quindi in via Brigata Reggio. A Reggio Emilia, purtroppo c'è questo inghippo qua che si può solo andare a acquistare lì. Stasera, ma come credo tutte le prossime sere, sarà aperto fino alle ore 22, quindi la Reggiana dà l'opportunità al tifoso, che chiaramente lavora fino alle 6, le 7, le 8, di poter fare un salto allo store e di poter acquistare il biglietto in totale serenità, perché lo store sarà aperto fino alle 22. Di questo, insomma, diamo merito e atto alla Reggiana che qualche cosina sta facendo, dai, per cercare di agevolare i tifosi. Poi capisco che quello di Castelnuovo Monti c'è i coglioni girati se deve venire a Reggio Emilia a prendere il biglietto, però la Serie C è questa e quindi al momento... Se lo può far prendere da un altro, basta che dia i dati, no? No? Sì, sì. Una cazzata. Vabbè. Penso di sì, non so se sia legale, sì, però... Non lo so. Con i dati, quando lo fai online che non ne puoi fare... Io me li sono sempre fatti fare, glielo dico qua così, apertamente, spesso me li sono fatti fare e poi me l'hanno portato. Io mi dissocio da quello che dice Gerry. Diamo gli amici della finanza... della questura che ci guardano tutte le sere. No? Vabbè, ma online io lo posso fare a chi mi pare. Ma infatti, lo puoi fare quattro biglietti, penso che... Non cambi molto. Buonasera, invito tutti, ci dice Giacomo Bicicerone che ci guarda da Barcellona. Mettiamolo, dai Gabri, invito tutti ad andare in Nebbia. Io lo metterei a ripetizione. No, ma ce l'ha già prima pronto, Vanni. Guarda che entusiasmo che hai, Gabri. Finge di non sentire. Nel frattempo che voi dite le cazzate, io sto leggendo anche i messaggi per cercare di filtrare. Okay. Però lo mettiamo messaggi con domande a Goretti.
intanto. Quindi, sono tutte domande a Goretti. Se il tempo quindi... che ho utilizzato per leggere quei 7 messaggi te l'avessi utilizzato per farci vedere il Nebla, era... Le domande difficili facciamole adesso che non c'è, dopo quelle esatto. facili. Guardate che tra Vanni, che Vanni tra ieri e oggi è andato su tutte le televisioni locali su un suo con un suo servizio. Bene, ma noi ragazzi non è ce lo siamo persi. No, adesso, però, a parte creduto. Gli scherzi, possiamo dire che in tribuna stampa, comunque dopo Reggiana Torres, non ci è piaciuto il trattamento che gli hanno riservato in primo. No, sono d'accordo. Secondo me, perché dal momento che lo fai entrare, allora lo lasci fuori. Se lo fai entrare, secondo me, lo devi trattare a pari degli altri, primo. Secondo, alla fine ha fatto delle domande che sono state domande insomma, meno banali rispetto alle solite domande che si sono un po' estemporanee le sue domande, però lo si sa sì, quando... Vabbè, saranno un po' estemporanee. Come ho scritto io, è a tre passi dal genio, ma un po' più vicino alla pazzia. È un passo da San Lazzaro. Al vecchio. Allora, è lì un po' borderline, però dal momento che lo fa entrare in sala stampa, secondo me merita di dargli il rispetto che hanno... È il fatto che non lo faranno più entrare in sala stampa, questo è il problema. No, piuttosto, se lo devi trattare così, allora non farlo entrare. Se lo fa io, entrare... io infatti lo voglio qua tutte le volte, cioè almeno quando riusciamo ad averlo, perché solo qua può dire Cherry viene a Berlino. Cherry andiamo a Berlino. Che bugiardo che sei, Gabriele. No. Dopo Vanni Zanio sarà con noi. Renata Enzaiemi, ciao ragazzi. Dopo Goretti però, tipo alle 2:30 di notte. Per Vanni non è un problema. Ma mettiamo davvero che qualcuno è rimasto senza o che non ha fatto in tempo. Ci possono essere supporti, cioè supporti non ho capito bene cos'è, dato che ci sono ancora 3 giorni. Allora, hanno rimesso altri 500 biglietti. Gli unici biglietti a disposizione, Renata, sono i 524 che puoi andare a acquistare al Calcio Store, al Reggiana Calcio Store in via Brigata Reggio. Sono gli unici biglietti che arrivano. Saranno anche meno adesso. Saranno 300 o 200 sicuramente. E quindi questi sono gli unici biglietti, andateli a acquistare, chi non è ancora sprovvisto, perché saranno gli ultimi sicuramente. Stefano Carbognani, ragazzi, qua è dura, bisogna sempre vincere e vedo la squadra in calo fisico e psicologico. Passa, dai, rispondi tu a questo messaggio. No, allora, sempre vincere? No, perché la non lo dico io, ma lo dice la matematica. La squadra in calo psicologico, sì, il sabato i primi due inizi eravamo un po' mentalmente fuori dalla partita. Fisico secondo me no, assolutamente, anzi io ho visto una Reggiana fisicamente che ha corso tanto anche secondo tempo, no, fisicamente non sono preoccupato, ecco, poi il mio punto di vista. Sì. Ah, un problema fisicamente secondo me stiamo molto bene, sì, cioè, comunque sì. Non si può certo imputare alla Reggiana che Calio abbia dei crolli fisici, sì. Anzi corre 95 minuti e secondo me a livello fisico siamo perfetti, chiaro che mentalmente ovviamente ragazzi, la pressione sta, la stiamo sentendo come normale che sia, però siamo sicuri che sia solo mentalmente o abbiamo gli attaccanti? Che il più in forma degli attaccanti, quello che sta più andando in forma degli attaccanti è Rosafio. Questo qua apriamo un altro capitolo. Io spero che si sblocchino tutti e credo nelle capacità dei nostri attaccanti, in primis Montalto, però Montalto sta tornando dall'infortunio e purtroppo non è ancora al top. Lanini è il nostro inglese, l'inglese del Parma, più o meno sembra. E poi chi c'è ancora? Pellegrini che ha avuto infortuni, siamo un po' lì davanti, siamo un po' in difficoltà. Speriamo che si rimettano un po' a posto le cose. Un po' di difficoltà fisiche da infortuni, però non lo so, io non ho visto. Non solo. Forse anche un po' mentali, dai, comunque si sta... Mentali, quando inizi così, secondo sta me... Sta finendo il campionato, che... passa... c'è l'obiettivo lì, ragazzi, non è che siamo in Serie C, se la Serie C fa cagare vuol dire che anche i giocatori... Chiaro, comunque quest'anno... L'obiettivo quest'anno non abbiamo mai giocato adesso. Bene. Stai interrompendo. No, dico, quest'anno abbiamo giocato bene, l'abbiamo detto più di una volta, 3, massimo 4 partite. Non è che prima fossimo Real Madrid e adesso siamo diventati una squadra che fa fatica. Abbiamo sempre fatto fatica tutto l'anno. La Serie C quando fa cagare, il giocare bene è relativo. Non puoi dire giocare bene e paragonarti a un top club europeo. No, alla Reggiana dello scorso anno, semplicemente. Vuol dire concedere poco, vuol dire essere uniti, vuol dire concretizzare. Sì, ma l'anno scorso infatti la Reggiana ha giocato troppo bene per essere la Serie C. Infatti è rimasto in Serie C, perché esatto, non può essere. No, così non si gioca.
adesso possiamo anche fare un paragone tra il campionato scorso e quest'anno, e al di là effettivamente del fatto che è stato un fallimento perché non siamo andati su, però per adesso è stato meglio lo campionato dell'anno scorso di questo come gioco, come risultati, no. E come abbiamo fatto tanti punti l'anno scorso a 5 giornate dalla fine col cazzo che era meglio come risultati perché eri dietro, eri in seguito, sì, ho capito, quindi... però non puoi paragonare, io dico il nostro campionato senza guardare gli altri attorno, la Reggiana lo scorso anno ha fatto un campionato a livello di gioco, a livello di risultati, a livello di punti, tutto, sì, che è migliore rispetto a quello di quest'anno. Capito, poi quest'anno è la fortuna che non c'è il Modena. Ho capito, ma è così che si valuta, non è che... Adesso non è il tuo caso, Cerri, però a me quando sento dire ma la Reggiana vincerà il campionato perché le altre sono scarse, c'è chi dirà questo, perché pur di ammettere di aver sbagliato, di aver detto delle cazzate da iniziare, dirà ma la Reggiana la vince perché le altre l'hanno perso, grazie al cazzo, cioè nel senso noi giochiamo in questo campionato, se volevamo vincere e dire abbiamo vinto contro squadre più forti andavamo a giocare la Liga contro il Real Madrid. Semplicemente se eravamo nel girone C probabilmente sarebbe stato più complicato il girone C. Ho capito, però il Catanzaro anche lì è non lo so, Cerri, però non è detto, poi ogni campionato se eri nel girone A adesso eri mi limito a ribadire che lo scorso anno secondo me in generale, lascia stare che c'era il Modena, vabbè, però lo scorso anno abbiamo fatto meglio di quest'anno a livello di gioco, a livello di occasioni create, a livello di tante cose. Poi a me non me ne frega niente, se andiamo su, a me interessa solo quello, anche a me sono d'accordo con voi che il gioco non me ne frega niente, però se deve essere obiettivo, dico, lo scorso anno il gioco vedevi più un calcio spumeggiante, vedevo più occasioni, anche ogni partita più occasioni. L'ha detto anche Diana più di una volta che è un gioco diverso, a livello di gioco. Harry, sicuramente a livello di risultati no, perché non si può fare un paragone di anno in anno, però considerando l'avversario, cioè te alla solita giornata del campionato, quest'anno a livello di risultati sei messo meglio, ma sei messo meglio perché hai 4 punti di vantaggio sulla seconda, mentre l'anno scorso ne avevi 3 punti indietro. Vi leggo un messaggio che ci è arrivato da Rimini, vedi che ci seguono anche da Rimini, il settore che è stato messo a disposizione in queste ore qua, ci dicono che la tribuna laterale monte a destra della tribuna centrale, il nipote di Raul, tra l'altro c'è scritto, lui ci segue spesso questa persona, sì, Claudio ci segue spesso, faccio per scherzare, no è la tribuna a destra della tribuna centrale praticamente, e ci risponde anche ad una nostra al nostro quesito di prima che abbiamo detto qua in diretta il vicepresidente Fico, Giuseppe Fico, che salutiamo, che non si può superare i 1288. Comunque, perché non è più fantastici in Italia, ragazzi. 3 mesi fa 2100 adesso 1100. Quello non è diventato più enorme improvvisamente, sì, anche perché bisogna dire che col Cesena hanno avuto qualche problema, nonostante ci sono stati dei casini, quindi probabilmente da lì gli è venuto in mente che con 1003 si risolve il problema li hanno avuti a Cesena, era una Cesena il problema. Sì, diciamo che Rimini non è una nostra trasferta dove possiamo andare sereni, insomma c'è sempre anche un po' di astio fra le tifoserie, capisco anche loro che non possono mettere tutti i settori proprio possibili. Anche Cesena non era proprio rose e fiori. Comunque, sì, però non capisco proprio questo settore di curva ospiti, che comunque quella di Cesena era piena con 2000 e passa, si vede che gli avranno dato un... No, io non c'ero però, Gabriele. Non lo so. Neanch'io non c'ero. Va bene, abbiamo partecipato a una partita, no, sabato scorso al Città del Tricolore. Non dirmi che hai delle immagini da far vedere. No, perché... Ho delle immagini da farti vedere, però prima delle immagini... No, allora se il regista sono io ci sarà un motivo. Allora, no, ho delle immagini da far vedere perché in settimana, puoi dire, ditemi se sto dicendo una cazzata o no, secondo me delle volte si perde tempo a parlare di cose che sostanzialmente valgono poco, nel senso che si è parlato molto dei fischi, non so se avete letto anche sui social eccetera. Sì. Noi abbiamo evitato di scriverlo perché i fischi sono stati pochi e comunque di poche persone, che non sto né a giustificare né a incriminare, però per rafforzare questa cosa che vi volevo far vedere che comunque noi ci siamo ritrovati tutti prima che la Reggiana arrivasse allo stadio, ed è stato sempre ed è stata una bella cosa, insomma, farsi vedere. Avete tirato le torce al pullman dopo? Non abbiamo tirato le torce al pullman, i giocatori hanno respirato perché Lillo ha aspettato prima di andare nella fumana
con il pullman piano piano in mezzo ai tifosi, però insomma queste sono le cose secondo me e secondo anche le altre ragazze che sono la pagina, sì, come con me, invece di parlare dei fischi che sono stati pochi e fanno più rumore, lo capisco, degli applausi o della gente che ti viene a incitare prima della gara, parliamo di questo è importante, che 3, 4, 500 persone si sono trovate a mezzogiorno e 20 davanti allo stadio per aspettare la squadra. Queste sono cose belle. Non so se è il solito discorso, Gabri, anche in un post quando ci sono 400 like e 3 che scrivono coglione, tutti leggono i 3 che scrivono coglione. È uguale anche in questo caso, ci sono 400 persone che tutti remano dalla stessa parte, poi c'è qualcuno che fischia, poi bisogna capire i motivi, anche non so neanche di preciso perché. Però bisogna anche essere dei professionisti, chi c'è in campo, qualche fischio arriva, chi se ne frega, cioè sì, si gioca e c'è. Amen. È sempre stato così, eh. In tutte le piazze, così, ovunque tu vada, c'è sempre qualcuno che ti fischia perché gli stai antipatico, perché non gli va bene, perché si è svegliato male la mattina, c'è sempre qualcuno. Una volta nei distinti a Mirabello, del tanto conclamato sempre Mirabello, che sembrava sempre pieno di 15.000 persone festanti, distinti, io li ho sempre sentiti fischiare e spesso alla curva, ricordo ancora, partiva il famoso coro pubblico di merda, noi abbiamo un pubblico di merda, rivolta a distinti a tribuna, questo per ricordare un po' il passato anche. Bene, avanti. Visto che stai parlando di passato, ci è arrivato un messaggio da Gianluca Riva, che lui è stato uno dei fondatori degli Ultras, esatto, a Reggio Emilia, che scrive: con il Rimini c'è rivalità dei primi anni 80, ma detto ciò, a parte Vicenza e Cremona, dovrebbe essere di prassi non girare per la città con sciarpe eccetera, se non si gira con i gruppi organizzati, perché è un attimo, poi ognuno farà quel che gli pare, ma poi però almeno se succede per caso qualcosa non gridiamo al lupo mannaro. Lo so, il mondo a volte è brutto e cattivo, forse un giorno sarà un paradiso. Questo è per collegarci alla cosa che diceva Cherry. Mi raccomando. E chi vuole intendere, intenda, gli altri in camper. In spiaggia. Cioè, se dovete andare a mangiare il pesce, andate con Passa che va a Riccione. Allora, sempre il solito discorso, cioè vai. Andate a Gubbio a mangiare il pesce. No, ci vuole, meglio di no. Meglio di no. Portatevi di modi. Ragazzi, il discorso sembra quello, volete andare a mangiare, va bene, però usare la testa e evitare di andare in giro. No? C'è un messaggio bellissimo, dopo andiamo a vedere la partita e ne commentiamo. Lino Bigo, va con Dio bestemmie da Tosi, stasera non c'è il bomber, chi si offre volontario? Non siate timidi. Allora, secondo me passa, se continua a essere interrotto da Cherry. C'è il direttore sportivo, io provo col direttore sportivo. Esatto. Se Madonna Goretti... Ecco, guarda, Cherry sotto la sud nel secondo tempo abbiamo vinto, la pressione è comune a tutte le squadre. Lucio Tosi. Bravo. Però è diverso, perché quando rincorri... Ho capito. La pressione è uguale in tutti e tre, è una pressione diversa, perché quando rincorri, diciamo che, vabbè, sai che non dipende solo da te, ma quando sei primo davanti, la pressione ce l'hai tutta tu, perché sai che dipende da te, devi vincere per rimanere lì. Ed è diverso, e quindi sono tipi di pressione anche diversi. Insomma, secondo me noi un po' la stiamo sentendo, però ragazzi, è una squadra che se vuole andare in Serie B, i giocatori sono i primi a saperlo, sanno che questo tipo di pressione la devono sfruttare a loro vantaggio. E se vogliono andare in Serie B, se la devono far passare, tra virgolette, metterla in campo e vincere, perché cioè, non vai in Serie B così, come se nulla fosse, a meno che non ti chiami Catanzaro. Io la penso come Marcello Magnani, che lo salutiamo. Troppi se, troppi ma, la Regia sta facendo un campionato tosto, punto e a capo, solo applausi. Sì, anche io mi accuso. Però possiamo dire anche che la frustrazione dell'ipotetica può far scattare anche il tifoso, non io ma Marcello ha scritto, Gabriel ha scritto troppi se e troppi ma, e Cherry ha detto sì, però perché Marcello non ha scritto però, ha scritto se, esatto. Se è tutto a posto, allora basta, no, non diciamo più niente. Michael Bastardi, ciao a tutti, sabato non ho condiviso l'esclusione di Cigarini, dato i ritmi, velocizzare i tempi di gioco era fondamentale, per fortuna non ha inciso sul risultato, Montalto lo sto vedendo in crescita e sarà fondamentale. Ecco, visto quello sono d'accordo. Partiamo con questa cosa qua, Cherry, così incominciamo a guardare la partita in attesa del direttore sportivo. No, noi abbiamo bisogno di Montalto, parlavo di attaccanti, ma in realtà noi abbiamo bisogno di Montalto adesso nella fase finale, perché uno che la butta dentro, perché uno che ha le carattere, non gli frega niente della tensione, cioè la tensione a Montalto se la mette in tasca, non si vede benissimo,
e a noi serve fondamentalmente lui, perché poi fa giocare bene anche gli altri. Lo stesso Rosafio, che io effettivamente sono uno di quelli che ha contestato, però con un attaccante così di fianco mette anche lui in luce le sue un altro giocatore. Se lo metti di fianco a un altro non riesce a giocare lui, perché è troppo complicato. Ha bisogno di uno che gli faccia spazi, che gli un punto di riferimento nel quale passare il pallone. Infatti è cresciuto anche lui. Bene, guardiamo la partita adesso che commenterà. Detto questo, come l'hai vista la partita, Cherry, sabato? La partita è meglio non guardarla in realtà ormai, perché ci soffre e basta. Esatto, tu vedendola dalla Germania, noi siamo allo stadio che soffriamo, però vedendola a casa, perché sei in Germania... Le partite allora, se devo dire la verità, le partite sono brutte. La Serie C fa schifo, l'ho detto diverse volte, lo ripeto un'altra volta, e speriamo di lasciarla rapidamente, aggiungo. Primo tempo malino, secondo tempo un po' meglio, abbiamo cercato di mettere pressione, meno male che è arrivato il gol di Kabashi, che è quello che in questo momento è da tutto il campionato, direi che in generale è il più positivo di tutti dall'inizio del campionato. Se devo dire un giocatore che ha impressionato è stato lui, a parte all'inizio che si è un po' integrato, ma è lui che può fare la differenza e l'ha fatta fino adesso, però ha tirato la carretta tanto e vorrei che adesso la tirasse anche buon Montalto, che ha tutte le caratteristiche per farlo. Montalto che tra l'altro ha sfiorato un gol incredibile davanti alla porta, sì. Peccato, ma comunque l'istinto del gol ce l'ha e se non l'ha fatto domenica lo farà sicuramente nelle prossime gare. Cavaz. Ma sì, è una Reggiana che aveva bisogno di trovare il gol un po' anche per liberarsi, come di testa, e quindi non è stata certamente una partita bellissima come ha detto Cherry. Però guardate, ormai io penso che arrivati a questo punto davvero, cioè, conta solo una cosa, cioè portare a casa il risultato, e questo è stato fatto, quindi cioè, più di tanto io non mi sento di dire niente, cioè, per me la Reggiana quest'anno, come ha scritto prima il tifoso, al netto di tutto sta facendo un campionato strepitoso. Siamo primi in classifica, 4 punti, mancano 5 giornate. Può andare dentro anche di culo come a Lucca con Varela tutte le volte, che sinceramente sono discorsi che insomma, ormai contano poco. Conta soprattutto stare con la testa, rimanere con la testa, concentrati secondo me. E poi abbiamo un calendario che onestamente... Non ci sorride, adesso possiamo dire quello che vogliamo, ma abbiamo un calendario che ci sorride. Se giochiamo con la testa e con la voglia di andare su, insomma, non vedo come molto dipende dalla trasferta di sabato a Rimini. Sabato è sicuramente una partita fondamentale, perché considerando che dopo ne hai due in casa consecutive, ovviamente diventa l'ultimo scoglio. Però ragazzi, però noi lo consideriamo così, dopodiché ragazzi dobbiamo avere paura del Rimini che non vince in casa da dicembre, e questo non è bello, ma però ragazzi, cioè, adesso di cosa stiamo parlando, per i calciatori è una partita come un'altra, andranno in campo, la Reggiana è superiore, se gioca da Reggiana, se gioca questa partita devi andare a vincere. Benissimo. Passa. Comunque sono due mesi, vi voglio ricordare che sono due mesi che la prossima partita è sempre quella decisiva. No, certo, stavolta certo. Io non l'ho mai detto, quindi non diciamo cazzate, passa. No, infatti non ho detto, Cherry l'hai detto, sono due mesi che si sente dire, e anche noi abbiamo detto che ogni partita, la partita successiva è sempre quella decisiva. Ragazzi, manca 5 giornate e tutte sono decisive. Però una nota secondo me di merito invece a un giocatore che è stato bersagliato nelle ultime settimane, è diventato capo espiatorio di non si sa bene che cosa, che è Rosafio, che invece secondo me in quel ruolo con una punta Montalto di fianco, secondo me è un giocatore che ci può aiutare, dare una grossa mano nelle prossime partite, se non abbiamo anche gli altri attaccanti al 100%, secondo me, messo lì fermo, Cavazzola, con a fianco tutto, Montalto, e per me ha fatto una buona partita anche sabato. A parte tutto e a parte Cherry, di Rosafio abbiamo sempre detto che comunque tecnicamente è un giocatore veramente, veramente forte. No, ma a parte te, perché te ti ha sempre fatto cagare all'inizio dell'anno. Poi negli occhi Gabri c'è la partita, Cavaz c'è la partita con l'Olbia, col
con l'entella in casa, che, oltretutto abbiamo perso, e ti rimangono negli occhi due o tre cose che veramente lì ha fatto veramente una partita oscena. Sì, però da lì a renderlo capo espiatorio nelle scorse due settimane mi è dispiaciuto, francamente, fermo. Perché con l'entella credo che abbia fatto un gol. Capo espiatorio della sconfitta con l'entella è tutta un'altra cosa, si è letto di tutto. Sì, no, speriamo sia il Mauro Rabitti di quest'anno, dai, speriamo che faccia il gol. Poi che sia la stagione deludente, cioè, adesso qua possiamo chiaramente dirlo e non c'è nessun problema, però che nelle ultime due settimane i problemi della Reggiana derivino tutto da Rosati mi sembra francamente assolutamente. Io sabato contro l'entella ce ne sarebbero. Certo. Sabato non so voi, ma io l'ho visto meglio delle ultime partite sabato. No, ma secondo me ha fatto. Guarda che anche a Pontedera. Anche a Pontedera, assolutamente. Secondo me è stato uno dei più positivi a Pontedera. Assolutamente. Sì. E anche con la Torres, secondo me ha fatto la sua partita. Ripeto, se gli metti di fianco una punta come Montalti, quel ruolo lì, secondo me è un giocatore che può dare tanto. Bene, andiamo a leggere un po' di messaggi che ce ne stanno inviati da te. Tra l'altro Cerri non ha neanche risposto alla tua provocazione, passa, perché si vede che te, testa bassa a pedalare. Cerri? Io l'ho dimenticato anche la provocazione, quindi non l'ho mica provocato, avevo detto una cosa vera, cioè... su Rosafio se gioca di fianco a Capone possiamo andare a vendemmiare o a funghi e non facciamo gol. Se gli metti Montalti di fianco, invece... Sì, ma è quello che abbiamo sempre detto noi. Io ho sempre detto che non abbiamo una prima punta, mi pare di ricordare. O comunque ci vorrebbe una vice punta, quello mi sembra di ricordare. Voglio le litigate come la D'Urso. Sì, io ci sto parlando, ma non i parte. I 350 che sono collegati adesso voglio sentire litigate, forza. Tra l'altro non c'entrava niente adesso in vice montato. Però no, niente. Lo butto lì. E l'aspetto al varco il direttore sportivo Vittorio Andreoli, basta immagini della partita, rivivo la sofferenza. Scusaci Vittorio, hai ragione. Poi quando arriva il direttore sportivo, comunque io sono d'accordo sulla scelta, perché il vice montato non serviva. Assolutamente, ho detto peraltro che serviva. Mai Carlo Favella. Qualcuno che lo sostiene, mai. Montalto un FDP che serve soprattutto ora, certo, sportivamente parlando assolutamente è un bel rompi, uno che in campo, ragazzi, se ci giochi contro, secondo me Yatraban, senza il bomber siete più ordinati, però manca la sua sana follia, ci manca il bomber. Il bomber, che colpa abbiamo noi? È a vedere Renato Zero, ragazzi. Era con tutti i sorcini. Ivano Botti, siamo noi che abbiamo il coltello in mano, solo noi possiamo non vincere questo campionato. PS, non ho scritto speriamo che si rimanga il coltello in mano alla fine. Con la lama. No, okay, sì, io pensavo meglio d'altro. In mano soprattutto il coltello. Lino Vigo, scrivo tante coglionate, ma una domanda seria ve la faccio. Vi pare normale battere 10 corna allo stesso identico modo e non prenderla neanche una volta? Avrei provato almeno una volta a batterlo corto o servire al limite dell'area. Lino, se ci aggiungiamo anche i 15 di Pontedera sono 25. Bisogna avere Baresi che organizza, però a Ponte non è che abbiamo vinto con due gol su calcio d'angolo. Perché Baresi? Baresi studia le palle inattive, secondo il vice del mister. Quest'anno le palle inattive non sono fortunate, non abbiamo ancora fatto gol su punizione. A fuori casa, dove cavolo è che abbiamo vinto? A Pontedera c'era 15 e ne abbiamo battuti. Esatto. 15. No, ma fuori casa, quella prima fuori casa l'abbiamo vinta, che non mi niente, dove cavolo? A Pesaro, con due gol su calcio d'angolo. Sì. Infatti qua ci dicono se migliorassimo un po' nei cross, dice Alessandro Barbier, che salutiamo. Esatto. Stefano Soprani ci dice solo i risultati, il gioco il prossimo anno, Cerri. Da Cremona ci dice. Per me va bene anche il gioco, anche i risultati il prossimo anno, se per questo. Ma infatti è il gioco. Però di solito, sì, le due cose però, vanno anche un po' assieme. Però essere di un minimo, cioè nel senso qualcosina devi far vedere, perché sennò diventa minimo. Paolo Reggia, che salutiamo. Montalto e Rosafio la coppia per le prossime partite. Montalto appena entrato ha dato una gomitata al difensore, gioco fermo e ha litigato con il portiere, fondamentale la sua presenza. Per quello un po' mi sono cagato addosso, perché lo sapete che gli arbitri sono un po' particolari, cartellini gialli e rossi sono all'ordine del giorno, però Montalto ci serve, ragazzi, perché Montalto ha personalità in questa squadra. Sì, ma non è indifferente.
La squadra lo segue, perché se voi notate durante la partita lui dice proprio anche ai suoi compagni in che modo muoversi, come muoversi, ed è seguito perché è un leader, punto. E quindi è stato un ottimo acquisto sia per i gol che fa, ma soprattutto per la personalità, cosa che ci dirà anche dopo Goretti sicuramente. E la cosa più bella che ho visto sabato, ce li ho, chiederemo Stefano Zanahar, la domanda, la cosa più bella che ho visto sabato è stato il bomber disquisire con Olmi a fine partita. Cambio, sono perso, però sarebbe stato niente di qualcuno, più facile. Qualcuno l'ha registrato, perché c'era ha sbagliato Vanni andare in tribuna, doveva andare ai distinti Vanni. Sì. Venturi Romano, che bello aver tanta pressione con 4 punti in più della seconda, è vero. Meglio avercela adesso che l'anno scorso. Tra l'altro, Cerri, salutiamo la pagina Mai Stata Storia, che sono i bagoli che ogni tanto ci prendono in giro, ci dicono che sono preoccupati come noi, perché noi non saremo, cioè per i 4 punti solo di distanza, e loro per non andare negli eventuali playoff in questo momento, no? Quindi ci hanno citato in queste ore, perché... Sì. Sì, si ritengono... Raramente capisco le loro battute, però a parte quello li abbraccio tanto e comunque non forte, guardo... forte però. Non gufo assolutamente, io sono per lo sport, tengo tutte le squadre dell'Emilia Romagna, come Vanni Zagnoli ti tutte le squadre dell'Emilia Romagna, mi fa piacere. Se... Mauro Orbinati, a Rimini potete venire tranquilli, se il Cesena vince il campionato sarebbe un dramma, l'eventuale sconfitta con la Reggiana non ci farebbe stare poi male, speriamo. Ma magari comunicato anche i giocatori. Noi siamo riusciti a perdere con una gemellata l'ultima partita che non aveva niente da dire, quindi siamo capaci di tutto noi. È vero. Luciano Ferrari ci dice che da Fermi 3 punti sono garantiti, ci penso io, forza Rede. Tutti, forse questo, tutti, questo vabbè, tifoso qua abita a Fermi. Festeggiamo, io vado fuori a festeggiare. Se volete tutti mettere si scansano tutti, perfetto. Noi segniamo. Noi segniamo. Sugli spalti sono tutti professori ed allenatori, si dice Andrea Zuliani, per i fischi, no? Per i porchi. Però posso dire una cosa, perché noi ci abbiamo scherzati, poi certo, ogni tanto l'abbiamo buttata lì, no? come battuta, no? Quando la Reggiana vinceva, doveva fare la trasmissione, diceva, cioè, di cosa parliamo? Cioè, non sappiamo noi rapportarci con una Reggiana che va così bene, no? Siamo abituati a parlare di Reggiana che devono salvarsi, allora lì... Cioè, invece, no, diceva, ma cosa diciamo? Non sappiamo. E secondo me, non scherzando, invece, il pubblico di Reggio un po' soffre questa cosa. Cioè, noi ci troviamo in questa situazione che, francamente, molti la vivono per la prima volta, perché io, Gabri, insomma, chi l'ha già vissuta, l'ha vissuta 30 anni fa l'ultima volta. Cioè, secondo me, non sappiamo bene gestire questa situazione. Cioè, c'è gente che... Sì, però davvero, cioè, c'è gente che impazzisce, fischia, sì. Contesta, spara, cose incredibili. Vi posso raccontare un aneddoto che io do solo alla pazzia, alla follia di queste partite, un po' anche alla tensione, no? Fine partita, esco per andare alla mia macchina, ai ragazzi gli ho già raccontato, mi fermo un tifoso sulla quarantina, 45, super giù, 45 anni, mi dice, Gabri, mi devi fare un piacere, tu sei lo speaker? Sì. Mi devi fare un piacere assoluto? Dimmi. Quando io non ci sarò più, mi devi ricordare lo stadio? No, va bene, però insomma, io capisco che le partite portino tensione, soprattutto questo ragazzo era in salute, ha detto no, ma non si sa mai, però voglio dire, cioè, da queste cose capisco anche quest'anno come guardate che è logorante più di un'annata in cui devi salvarti, cioè, sì, la Serie B è stata anche parecchio logorante, la Serie B devo dire, noi dico, cioè, quell'anno lì è stato davvero tragico, sì. Poi, nonostante fossimo i sogni lotti così tanto per andare in Serie B e poi dopo la Serie B è stata davvero un... Però anche per quello che l'entusiasmo non è così alle stelle, no? Perché siamo stati un po' ingannati da quell'anno lì e adesso abbiamo quasi paura. Anche però logorarsi in un'annata del genere, Cerri ci sta, cioè, in un'annata come questa, insomma... Logorante non in senso negativo, logorante nel senso che... Cioè, ragazzi, no, ma stressante. Tanti la stanno stressando anche in maniera nevrotica, ecco. Quello. Cioè. Non noi, è lungi da noi. Guarda, appena dopo le partite c'è la tranquillità che... La nostra chat è rose e fiori. Io prima della partita cagherò almeno 7 volte. Ci chiedono di Goretti, allora l'abbiamo già detto prima, visto che adesso siamo in circa... Non l'avete visto? Abbiamo già fatto, dispiace, cioè, per quelli che sono collegati adesso. Ricordo, ma,
No, visto che adesso sono collegati in più persone, siamo circa in 350 collegati tra YouTube e Facebook. Possiamo dire che era una cazzata? Possiamo dire adesso che sono collegati? Facile venire adesso perché sono volevate. Dario, Dario Buccari, ti colleghi poi prima, ci siamo stati i primi 10 minuti, visto che ormai no, però arriverà alle 22:10, ce l'ha promesso, starà con noi fino a chiusura e risponderà a tutte le domande. C'è buffone stasera, ragazzi. Quando invitate Salerno, l'abbiamo già invitato, è venuto con inizio tra inizio credo sotto Natale, era a Natale, sì, sì, l'albero, sì, c'era l'albero, sì, mi ricordo sotto Natale, sì. E quindi lo inviteremo, lo sa che per noi il presidente può venire quando vuole, però chiaramente insomma lo inviteremo quando secondo me andrà a termine il campionato, perché si sta vivendo anche lui con molta passione le lui, ultime, sì, le ultime partite, quindi. Tra l'altro a Cesena, non so se... Vabbè, no, Tacerri, c'eri con me ai campi di allenamento, c'aveva una fasciatura sotto il costato perché nell'esultanza, certo, del gol di Cesena si è strappato praticamente tutto il costato. Io non so come ha fatto Salerno, però lo capisco perché la sua esultanza è veemente. Ce, no, lo racconterà, se glielo chiederemo. Si è strappato una... No, non lo sapeva neanche lui. Tanto che ha fatto grande presidente. Per il cuore, ha fatto tutti i controlli dovuti, sì, perché aveva quasi perché paura di... Era preoccupato. Posto, no, vive le partite in maniera tranquilla, insomma. Sì, no, 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 grande presidente, se poi sempre disponibile. Cerri, non so se avrà raccontato, però anche, se posso dirla, il direttore Cattani gli ha chiesto se può essere il portavoce per la Reggiana Calcio in quel di Berlino per fare un eventuale... gemellaggio, diciamo, sportivo con l'Union Berlino, vero Cerri? Sì, c'è da dire che Albinè è già gemellata con Trepto e tra l'altro c'è, so, vabbè, vedremo, c'è già un gemellaggio comunque tra Albinè e Trepto, che non ha molto senso, ma c'è questa cosa. Trepto è un quartiere molto vicino a Copernic, dove è il quartiere, c'è il quartiere della squadra dell'Union Berlin, che adesso è abbastanza inavvicinabile perché è sempre pieno lo stadio, tutto esaurito in abbonamenti ed è molto complicato avvicinarsi, era più facile qualche anno fa quando ero in Serie C. Vabbè, chiusa la parentesi, vedremo. Esatto, però insomma è una bella, ti ha dato una bella tra virgolette responsabilità, però beh, insomma, sì, una bella, beh, cosa. Sì, più riuscire a farlo. No, beh, vabbè, vediamo. Insomma, ti puoi presentare però come Reggiana Calcio, una bella, no, cosa. No, pensando, dai, più al Bayern Monaco, però adesso vedo, dai. Tra le due. Anche qualche, esatto, scambio di giocatore stavo provando a proporre, più che altro. Non sarebbe male. Rosafio per... No, Luca De Farris, ma dopo questa agonia che finirà bene, ma quanto ci sarà da fare una figura decente in Serie B? Non lo so. Ma ragazzi, ma perché volete aggiungere ansia all'ansia? Ansia, cioè, all'ansia. Perché pensare a Serie B quando ci può già pensare alla Serie A? Scusa. Ma saremo in grado. Cerri, dillo, giusto. Esatto, basta vincere un'ottantina di partite e siamo in Champions, come dice spesso il buon Fedor Lopez. Esatto. Lopez. Quando non dovremo giocare a Berlino contro l'Union in Conference League, allora lì sì, sarà. Invece non abbiamo detto una cosa fondamentale, perché abbiamo parlato di biglietti, degli ultimi 524 che Rimini ha messo a disposizione, dove voi potete andare a acquistare, per chi ne fosse ancora sprovvisto, solo a Reggiana Calcio Store. Per chi vorrà raggiungere Rimini con i gruppi organizzati, le teste quadre andranno in treno in quel di Rimini, quindi per chi vorrà andare con le teste quadre... Ce n'è per tutti i gusti, ragazzi. Esatto. Treno, pullman, macchina, aereo... Potrà andare in treno, il treno è quello che parte, credo, verso l'una. 13:44 dalla stazione di... Su che binario? 4, 6, 8 allontanarsi dalla riga gialla. No, tra l'altro dobbiamo imitare quello che fa la voce delle cose, che è un ragazzo, sì, che fa la voce dell'annuncio dei treni. Ci siamo, siamo capiti, dell'annuncio dei treni, c'è un ragazzo che fa la voce ufficiale, ma è bravissimo. Sì. Comunque, chi vorrà partecipare, chi vorrà venire in quel di Rimini con le teste quadre, potrà venire in stazione Reggio Emilia. Faremo una rubrica anche. Aereo. 13:44. Ulla! Salutiamo il fornaio. Opala, allora, vecchio. È scappata, che è quasi. Gabri, è scappata a te adesso. Dell'invitazione. Lì che fa? Oh, allora, quindi occhio. Fai vedere, Cerri, fai vedere.
Chi invece vuole andare col Vandelli può andare sulla pagina Facebook del Vandelli e contattare i soliti responsabili, Gigi Bagnoli, l'Elisa, tanti altri ragazzi che organizzano i pullman, perché c'è ancora posto, giusto? Passa nei pullman, sì, del Vandelli. Sì. Qualcosa sì, qualcosina sì. Esatto, per chi vuole andare in macchina, andate a mangiare fuori da Rimini, se riuscite. No, se riuscite. Andate a Riccione, dove volete voi. In Borghese. E adesso il video... che finalmente Nevla. 9 posti disponibili. 9 posti ancora, quindi prenotate quei ragazzi. Affrettatevi. 1980 ho cominciato a venire a vedere la Regia, poi non ho più smesso, per dirvi Kasumbec. Domenica mi sono emozionato nel vedere Scappini applaudito e lui ricambiare. Ecco, questa è un'altra cosa bella che è capitata. Gli avete dato un assist a Gabri, che qua adesso ci fa mezza traduzione. Io Scappini lo prenderei. 47 gol dal primo all'ultimo della Reggiana, giro intorno al campo, la festa promozione, dai. Però Cerri, tu Cerri e Passa, questa è una domanda che faccio a voi due perché siete quelli un po' più vecchiotti di militanza, no? Sì, okay, rispetto a me a Cavaz, che la seguiamo da più di 20 anni, okay, tu, okay. Per dirvi che siete vecchi, ma avete visto altre scene, tra virgolette, di questo tipo, cioè i tifosi applaudire altri giocatori, no? Beh, ho visto, Silenzi a Torino non esultò ai gol che ci fece con i 7 gol che ci fece contro la doppietta. E poi tornò anche addirittura il pennellone. Beh, Andrea Silenzi però non è paragonabile a Scappini, cioè 10 siamo a livelli. Però poche volte credo si è visto, insomma, un saluto così di tutto lo stadio a un giocatore. Sì, di ex sì, io. Beh, anche perché io e te, Gabri, abbiamo visto anni in cui grandi applausi ce n'erano pochi. Mi ricordo Morello con gli allenatori, Bologna, sì. Morello quando tornò col Bologna, forse venne applaudito, non ricordo, però scene strappalacrime. Ci fu uno striscione, mi sembra, a Bologna. Vabbè, altri giocatori, Passa, tu che hai una memoria storica? No, di feste, ovazioni, stile Scappini, non ho tanti ricordi. Poi Papà l'abbiamo avuto come avversario, tuo papà, dopo la militanza reggiana. Sì, ma proprio quei tempi lì, ragazzi, non c'era queste scene. No, invece Cerri sì, perché era più difficile cambiare squadra praticamente. Quello sì. Come fanno quest'anno? No, perché lui dopo Reggio andò a Terni in Serie B e a Perugia. No? Ecco, uno che venne accolto molto bene è Luca Bucci quando tornò col Parma. È stato... Ecco, se volete apriamo il capitolo di quelli accolti. Ma immagino. E lì ce ne possiamo raccontare. Tra l'altro anche lui era in prestito alla Reggiana, quindi aveva poche... Sì. Chiaramente da Reggiano da fastidio. No, così come Zamparo, non è un giocatore, ma è Colombo quando venne a Reggio, mi sembra l'allenatore del Vicenza, forse, o della Razzin, no, ma non mi ricordo, qualche anno fa, ecco, lui venne applaudito. No, comunque non lo ricordi, no. Comunque, visto giocatore, che non ricordi, è bello vederlo perché è raro, no? Il pubblico riconosce sempre una persona, oltre che la persona, anche il giocatore, insomma, il suo scudo, sì, di correttezza. Poi, no? Anche Zamparo sì, non è stato così corretto perché è andato al Parma, c'è stata quella roba lì, anche quello sì, quello è vero, dai, c'è stato quell'aspetto lì, però nell'ultima fase è andato via. Poi sono professionisti, io voglio dire, Scappini è capitato in una fase della carriera che gli ha consentito anche di essere così, perché alla fine se gli offrono di più, uno va, certo, via. No, che se a Scappini fosse arrivato a 24 anni, fosse arrivato l'offerta del Parma per 5 milioni, non è che dice no, io sono, cioè, è vero, bello, è una brava persona, mi fa piacere a tutti, però i giocatori sono giocatori e sì, io sono sempre fortunatamente per... ci sono casi, Cerri, dove non è sempre Spanò, ecco. Spanò è un altro caso al quale siamo affezionati molto, sì. Qua ci dicono anche Stefani, venne applaudito Stefani. Ma Stefani in realtà forse sì, quando ancora non fu, dopo che fu squalificato, mi ricordo che non venne proprio tanto applaudita. Ecco. Però forse prima della squalifica, forse sì. Qua ci dicono Scappino un signore, non come Zamparo due sabati fa. Diciamo che Però ragazzi, anche lì. Allora, adesso Zamparo ce l'hanno tutti perché si è buttato a terra. No, mi chiedono, Zamparo c'era già messaggi. Prima della, Goretti della partita arriva. C'era già un po' di... Intanto diciamolo. Sì, sta arrivando Goretti, 5 minuti è con noi. Ragazzi, non lo fischio.
cioè io non lo fischio ma neanche lo applaudo, ecco, c'erano già due schieramenti. Sì. Barbaro, a metà della gente è sempre stato sui coglioni, da sempre, cioè, quindi non... ci sta che non... però chi dice, ah, perché si è buttato per terra, ragazzi, ma cosa avrebbe fatto qualsiasi altro giocatore? Su no, vincevano 1-0, cioè, ragazzi, suo, giustamente. Cioè, a Reggio faceva la stessa cosa. Quindi, cioè, sono cose. Catalani è andato a Modena, è andato a Spezia, insomma. Sì, ecco, diciamo che... però ascolta, cioè, anche per quello di Catalani, cioè, allora, se uno va via per soldi, ok, se però quei soldi li dà il Modena, che in quegli anni era comunque in Serie B, che poi a Modena ci ha dato il prestito. Per ma infatti non ho niente contro, ragazzi, non ho nulla contro nessuno, dico solo che vabbè, è tutto legato, sono professionisti, quindi fai fatica. Certo. Sì. È andato dove lo mandavano, eh? Totti è rimasto alla Roma tutto il tempo perché la Roma aveva i mezzi per pagarlo, se no sarebbe andato via anche lui, per intenderci. Cioè, Totti, se rinasceva a Reggio Emilia, non è che diventava la bandiera reggiana, è tutto legato. Cervi, mio padre l'ultimo anno a Reggio, forse perché ero già nato io, non lo so, o per amore della reggiana, dopo 7 anni ha rifiutato il Genoa. Lui lo voleva il Genoa. Era tempo, era un po' diverso anche, dai. No, per carità, era una battuta, però ecco, gli dava sicuramente più soldi che la Reggiana. L'ha fatto Lucarelli anche, credo, no? Di rinunciare a dei soldi per restare. Sì, vabbè, lì ecco, l'ha fatto per scrivere il libro. Tutto ciò che avviene in Toscana effettivamente non si può. No, vabbè, è sotto la tua... Cioè, rinuncia al milione per stare a Livorno, poi l'anno dopo è andato allo Shakhtar Donetsk e ne prendeva 3,5, ha ripreso tutto. Vabbè, tanto l'abbiamo detto. Vi leggo gli ultimi, intanto Goretti sta arrivando. Comunque non è solo questione, perché spesso si accumulano anche i risultati sportivi o quello che ha dato in termini sportivi un calciatore, e allora se rimangono... Cioè ci sono giocatori che rimangono comunque... nel cuore della gente, anche per altri, cioè con Scarpini comunque si è creato, perché oggettivamente il primo anno ok ha fatto delle cose, però è stato tanto infortunato, l'anno dopo in Serie B non l'abbiamo avuto e l'anno scorso ha fatto un campionato ai margini, quindi sportivamente Scarpini, però si è creato comunque un rapporto con lui, con la persona e con tutto, che è... cioè perché a volte faceva il gol, la buttava dentro, sono quei giocatori che sì, però vedevamo un giocatore così noi a Reggio, cioè nel senso che quel giocatore, tipo giocatore lì che messo 10 volte sopra Padovano, per dire, è uno che la buttava dentro e l'attaccante che si fa amare per quello anche, cioè perché poi anche dentro, il modo di giocare, di dare comunque sempre tutto, sì. Io mi ricordo quando lo comprammo Scarpini, io ero felicissimo, perché secondo me era dalla Serie B, cioè attaccante che faceva dei gran gol in B, e a Reggio, al netto degli infortuni, delle sfighe che ha avuto, ha sempre dato il 101%. Assolutamente. Lui ha fatto schifo Modena, quindi ancora meglio. Ragazzi, esatto, vi leggo gli ultimi messaggi che sta arrivando Goretti, che mi ha appena scritto su WhatsApp. Allora, Alessandro Morini: la società è preparata ad affrontare un campionato di Serie B di questa rosa? Per il mio, la B non la posso fare, 7 in 8 giocatori, c'è da cambiare parecchio, compreso quasi solo noi la possiamo fare la Serie B. Solo Morini, noi 4, allora, noi 4 e Bomber. Quest'anno incredibilmente ho letto un Morini sempre abbastanza pacato, quindi non so cosa sia successo quest'anno, quindi gli faccio i complimenti perché sembra quasi guarito dagli anni scorsi, quindi lo salutiamo. Però per favore, ne possiamo parlare se e quando sarà. Esatto. Adesso abbiamo un direttore sportivo che arriverà a breve, che la Serie B la conosce molto bene, questo dico. Esatto. Quindi e questo perfettamente... già... e ne parleremo più avanti. E ne parleremo esatto, poi per favore. Lui. Per un mese ancora cerchiamo di rimanere concentrati. Questa è una di quelle domande che non faremo a Goretti. Ecco, buonasera. Io resto dolce. Buonasera a tutti. Cerri, come fai l'anno prossimo a venire a vedere tutti i derby? Ecco, prenditi un e vai. Ecco, recuperet mia. Più è riuscire a vederli tutti senza essere diffidato. Quello è un altro problema. Stefano Foroni Rozzo è diventato una bandiera quest'anno, miglior giocatore della Reggia per rendimento, sicuramente, ma anche Luciani, ma tutti i ragazzi, la Ezza. Io una difesa senza Ezza faccio fatica a vederla adesso. Per me è un giocatore straordinario. Anche Luciani comunque quest'anno ha fatto veramente... La difesa, ragazzi, è una gran sì. Difesa, è il nostro punto di forza, la difesa, perché sono tutti fuori. Luciani sta giocando alla grande, la Ezza è in formissimo, Rozio anche. Caus comunque è un giocatore che va bene, è di qualità, è in prospettiva, va anche bene in realtà. Cioè la difesa siamo forti. Fermi e davanti tutti che dobbiamo recuperare un po'. C'abbiamo il direttore sportivo Roberto Goretti, eccolo qui con noi. Direttore, ciao, dov'è? Buonasera, sono in macchina, scusate, ma la cena è stata più lunga del previsto. No, pensavo in aereo io.
addirittura. Ti facciamo arrivare a casa se vuoi. No, eh. no, che una mezz'oretta ci vuole, quindi adesso mi al primo autogrill mi fermo, così almeno è okay, sono sì, più concentrato. Okay, sì, non allora facciamo incidenti che vorremmo tenerla per un po' di tempo. Allora, direttore, intanto grazie mille per, come al solito, perché partecipi sempre alla nostra trasmissione con tanto entusiasmo e tanta allegria. Ci siamo sentiti prima al telefono, ti ho detto, direttore, vuoi che certe domande non te le faccio, non devi evitare, insomma, sono le ultime partite. Mi fa, no Gabri, fammi anche le domande del cazzo, non mi ha detto proprio così, vabbè, fammi anche le domande così perché io rispondo a tutto, quindi non... No, ma... perché quelle peggiori sono le più importanti, a quelle è più importante rispondere. Oh. Ecco, allora ti faccio, visto che stiamo parlando di domande del cazzo, ti faccio la prima, che tanto anticipo Cerri e Cavaz, se ti sei pentito di non avere preso il vice montano. Subito così. Ce la bruci così. Vabbè, ragazzi, mesi che ce la prepariamo, anche perché voi non l'avreste mai fatta, ragazzi. Togliamoci dei coglioni sta domanda. Non so più cosa chiedere io, tra l'altro. Allora, non mi sono pentito, o mi sono pentito. Chiaramente se avessi saputo che Adriano sarebbe stato fuori tutto questo tempo, in quel caso assolutamente, cioè se l'avessi saputo avrei cercato di prenderlo, sicuramente sì, quindi in quel caso mi sono pentito sicuramente, però non si possono sapere o prevedere queste cose prima, quindi nella mia valutazione c'era che bastava quella con Adriano, quel tipo di caratteristica, e quindi bastava in quella maniera, insomma, ecco. Bene, Cerri. Era la mia domanda, quella me l'hai rubata, però io aggiungo che anche la nazionale ha dei problemi con il reparto, faccio un po' dall'avvocato del diavolo, dove siamo costretti a convocare uno dall'Argentina per trovare la prima punta. Quindi sì, capiamo la difficoltà, però dicevamo anche prima tra di noi che tutti i giocatori, capisci tutti gli attaccanti, stasera capisci la difficoltà, hai rotto i coglioni per 4 mesi. No, ma infatti fammi finire la frase, passa, però nel senso che l'assenza fa sì che anche gli altri attaccanti siano in difficoltà, perché tutti hanno bisogno, lo vediamo anche con Rosafio quando gioca con Montalto, ma anche tutti gli altri giocano meglio, quindi la mia domanda è come facciamo adesso in generale a rimettere un po' in piedi il reparto offensivo, che sembra quello un po' più in difficoltà. C'è una strategia, ma c'è semplicemente una motivazione che serve? Allora, per il gioco che aveva espresso la Reggiana, diciamo nel girone d'andata, era chiaro che l'allenatore predilige, me lo dice sempre anche lui, giocare con due punte. E secondo me quando si deve giocare con due punte bastano 4 attaccanti, e noi 4 attaccanti li avevamo, ne avevamo 4 attaccanti più Rosafio, che è un atipico, cioè no? Rosafio, parliamoci, penso che sia chiaro, no? Che è un giocatore che in un 3-5-2 classico o più o meno classico non ha una sua collocazione giusta, perfetta, diventa un giocatore atipico nel sistema di gioco, e quindi chiaramente ha bisogno, se viene schierato come seconda punta, di un riferimento offensivo importante, insomma, di una prima punta di riferimento, come ha bisogno chiaramente che dalla parte opposta o la mezza alla sinistra o il quinto di sinistra siano giocatori molto molto offensivi, cioè questo è in dubbio. Questo è sicuramente in dubbio, però ripeto, io penso che la difficoltà viene un po' dal fatto che purtroppo i nostri 3 attaccanti che hanno fatto più gol sono trovati in non perfette condizioni fisiche e atletiche contemporaneamente. Cavaz. Ah, scusa, Charlie, se volevi finire, scusami. No, ma magari la fa Cavaz sta domanda su Capone, ma non so, era una delle... Se no, vado io e dico che nonostante io il voto che do a Goretti è 8, nel senso che tutti gli acquisti sono stati praticamente azzeccati, nella campagna acquisti di riparazione, sempre per il discorso del vice Montalto, avrei preferito un attaccante diverso da Capone, però poi anche lì so che c'era un discorso con Rosafio probabilmente che è andato a buon fine, io avrei preferito anche in quel caso tutelarmi, però vabbè,
non sarà stato possibile. No, anche, no, ma poi sono state scelte, no? Sono state scelte. Capone, avere Capone e Rosafio permetteva anche di giocare in maniere differenti, in tante maniere differenti, no? Questa è la cosa, da una parte. Dall'altra, trovare un attaccante con determinate caratteristiche da prima punta che veniva a giocarsela con Montalto non era facilissimo, insomma. Quindi diciamo che sono state un po' di cose. Chiaro. Cavaz. Ma io invece volevo fare una domanda su Pellegrini. Aspetti, fermo Cavaz, perché ci dice Francesca Cantafora: ho paura per il direttore, la prego si fermi, non vada a far male per noi. Non vada a far male per noi. Adesso vai. Sono fermo. È fermo, ok. Siamo più tranquilli. No, su Pellegrini se si aspettava comunque un giocatore così, quando l'ha preso quest'estate, che potesse avere questa resa, perché oggettivamente l'infortunio di Montalto, l'infortunio che non ci aspettava, cioè nessuno si aspettava durasse così tanto, ma si è stato anche un po', diciamo, mascherato. Questa sua assenza è stata, secondo me, anche grazie a una stagione strepitosa che nessuno di noi si aspettava di Pellegrini. Ecco, se te l'aspettavi questa stagione, o se ha sorpreso anche te. Ma Pellegrini è stato praticamente il mio secondo acquisto. Era un giocatore che avevo visto giocare molto spesso a Gubbio e per me sa giocare a calcio e è un ragazzo che ha del potenziale. Io sono abituato a fare delle scelte, spesso sono anche coraggiose, ma scelta vuol dire che, ripeto, se giochiamo con due punte e giochiamo per vincere, perché la Reggiana all'inizio dell'anno doveva giocare per vincere il campionato, faccio le scelte su quattro punte, non ne prendo 6, 7, 8, no, le faccio con il numero giusto, e quelle che faccio per me, le scelte che faccio, sono i giocatori che secondo il mio giudizio ci possono permettere di ottenere l'obiettivo, il nostro obiettivo. Quindi Pellegrini doveva essere uno dei quattro attaccanti titolari. Riusciamo a tenerlo Pellegrini per i prossimi anni? Io lo chiedo in tanti qua. Ma riusciamo a tenerlo. C'era un, diciamo che è stata un'operazione fatta col Sassuolo in una certa maniera, quindi con l'appuntamento di risederci alla fine della stagione, di modo che io credo che sia giusto che su Pellegrini ci si lavori insieme con il Sassuolo, che non sia un giocatore completamente magari del Sassuolo, ma è un discorso adesso un po' prematuro. Sicuramente già da novembre, dicembre, la volontà del ragazzo, per quanto ci riguarda, era chiarissima. Lui mi ha detto, forse non si deve dire, boh, non lo so, tanto lo dico, poi vedremo. Tanto ci seguono pochi, direttore, non si preoccupi. Che non mi interessa, che non gli interessava la categoria del prossimo anno, lui voleva giocare per la Reggiana, questa era la, diciamo, questo c'è nella testa del giocatore, del ragazzo, e quindi chiaramente questo è un più. Può essere pronto anche, scusa Gabri, può essere pronto secondo te anche a giocarsi le sue carte in una categoria superiore? È pronto? È tutto da vedere. Jacopo sa che deve migliorare in alcune cose e deve migliorarle, però sa giocare a calcio. E questo è determinante. Più si sale di livello e più il saper giocare a calcio aiuta e diventa un... giochi meglio. Chi sa giocare a calcio, più si alza il livello, più gioca meglio. Prima di passare la palla a passa, scusami Cerri, ti voglio chiedere una cosa, visto che ce lo stanno scrivendo, se Pellegrini ci conferma che era in scadenza di contratto quest'anno col Sassuolo, oppure c'aveva un altro anno col Sassuolo? No, non era scadenza, assolutamente. Se no sarebbe stato già nostro. Sostanzialmente. su Pellegrini volevo aggiungere che noi avevamo paura di che Cambiaghi non fosse un giocatore della Serie B. In realtà adesso è della Serie A Cambiaghi, quindi i giocatori crescono anche poi nella Reggio Cambiaghi. Allora, i giocatori giovani crescono. I giocatori giovani fondamentalmente bisogna capirne il potenziale e dargli la possibilità di giocare. Sicuramente quello che è stato negli ultimi anni, diciamo, il modus operandi, no, della Reggiana prevedeva poco
dare l'opportunità ai giovani di giocare e di crescere e di esplodere fondamentalmente. E a me piacerebbe portare, ho sempre lavorato in una maniera un po' diversa. Io credo che tante volte l'imprevedibilità, soprattutto della Serie B, è dovuta proprio al fatto che all'inizio dell'anno tanti giocatori non vengono considerati per il loro valore, perché ci sono tantissimi giocatori giovani che possono essere zero, ma in alcuni casi possono essere, soprattutto col passare dei mesi, possono diventare giocatori determinanti. Passa. Ciao Roberto. No, allora, a parte ricordare che Pellegrini era nostro e c'è stato, insomma, fregato dopo il fallimento, va bene. A parte ricordare che con un po' più di Cambiaghi e un po' meno di Laribi forse il campionato di Serie B sarebbe finito anche un po' diversamente. Il direttore non compra solo i giocatori, ma proprio direttore sportivo, perché si occupa di tutta la parte sportiva. Ma com'è possibile che Montalto sia stato fuori 4 mesi e mezzo, direttore? No, per non si sa neanche. Sì, per tre mesi. Quanto è stato fuori? Da quasi fine... 3 mesi. Tre, diciamo. Sono tanti, anche perché non si sa la prognosi qual era, perché uno strappo, uno stiramento, una... No, ma guarda, credimi, la prognosi iniziale che è arrivata al nostro staff medico era di un infortunio muscolare che in 20-25 giorni doveva permettere al giocatore di essere disponibile per Diana. Poi c'è stata tutta una serie di problematiche in quel muscolo, in un muscolo vicino, che si sono susseguite. Fine. Non c'erano misteri, non c'era nulla. Poi nell'ultimo periodo una cicatrice batteva un po' sul nervo sciatico e provocava delle scossette, delle fitte, insomma dei dolori, e quindi Montalto non riusciva ad allenarsi. In pratica si allenava, ma poi quando arrivavano queste fitte si doveva fermare, e quindi ecco, chiaramente è rientrato dopo forse neanche poco più di una settimana di allenamento con la squadra, più o meno, forse neanche ci è arrivato, quindi chiaramente oggi è con la condizione che è. Vi leggo un po' di messaggi, dai. Intanto se dicono, direttore, se Diana non rimane, portaci Serse Cosmi. Non so perché, ma te lo chiede Giampaolo Di Pace. Va bene, e noi te lo leggiamo. Kabashi in B, in Serie B ci farà divertire. A proposito di chissà giocare a calcio. Ecco, io una cosa che ho detto, a Kabashi all'uscita dello stadio, che l'ho beccato lì fuori, gli ho detto, cavolo, secondo me è stato uno dei migliori acquisti del direttore Goretti di quest'anno, perché Kabashi è quel giocatore che riesce con una sua giocata, con un suo guizzo, a cambiare le sorti della Reggiana. Mi dai conferma, direttore, di questo, oltre che alle giocate di Cigarini e di tanti altri? Però Kabashi, credo che in un Kabashi in forma la Reggiana cambia completamente la visuale del gioco, della partita. Ma guarda, era un, diciamo, il preferito del mister, lo conosceva molto bene, ma aveva detto che anche lo scorso anno avevamo provato a prenderlo, però insomma c'erano state delle situazioni che non avevano fatto andare a buon fine la trattativa. A me era un giocatore che è sempre piaciuto, l'avevo visto giocare contro il Padova e pensavo potesse essere un giocatore importante. Quando l'abbiamo preso, dopo le prime 2 o 3 settimane, ero convinto che fosse un giocatore importante perché ha un'eccellenza che è la gestione del controllo della palla, e quindi soprattutto se si ricerca un calcio centrocampo tecnico come vuole il mister, pensavo potesse essere un giocatore che nel corso della stagione poteva essere un giocatore determinante. Sinceramente, per tutto il giorno di andata mi è stato detto che non andava bene Kabashi, non da noi, anche se ha avuto delle evoluzioni, che era un raddrizzo più scarso, stava piacendo, però quello che dicevo io sempre era, dategli tempo, perché come tutti i giocatori quando arrivano in un posto
hanno bisogno di adattamento, chi più chi meno, ma quello che vedevo in allenamento mi faceva pensare solo che in maniera molto ma molto positiva. Ma poi conoscendo e vivendo questo ragazzo quotidianamente, un ragazzo molto sensibile che ci tiene molto, mi piace, insomma, mi piace, ero straconvinto che si sarebbe imposto, insomma. Però sì, nella prima parte della stagione arrivano, ci vuole pazienza, ci vuole tante volte, ci vuole pazienza. Io mi ricordo anche le mie esperienze da calciatore, dico che una volta su tre un giocatore ha un impatto magari devastante o importante, le altre volte ha bisogno di ambientarsi, ha bisogno di conoscere i compagni, ha bisogno di conoscere la città, ha bisogno di conoscere lo stadio dove gioca, ha bisogno di capire, cominciare a conoscere la maglia, a sentirsela sua, perché uno gioca per un anno con una maglia di colore celeste e si trova poi l'anno successivo a giocare con il Granata e si deve abituare all'occhio, io la penso così, poi magari sto di una cazzata, però l'ho sempre pensata così. E visto che negli anni che ho fatto a Perugia c'avevamo un ricambio di giocatori che sembrava un frullatore, un ricambio terribile, ho visto che la grande difficoltà nei primi 3-4 mesi ai nuovi arrivati a farli integrare con la squadra e a farsi sentire squadra, fargli capire che quella di essere la loro squadra, la loro città, quindi bisogna dar tempo, dai. Poi ci sono quelli che ne hanno bisogno di un po' di più, quelli che fanno prima. Lui, ai tempi di Franco Dalcino facevano anche in tempo a capire se erano della squadra o no, perché erano già venduti ancora prima, questo anni fa, nei tempi della Serie B e della Serie A con Dalcino. Vabbè, poi nel discorso che hai fatto tu, direttore, possiamo inglobare anche Capone, che al di là che in questo momento non stia facendo bene, però è arrivato da una realtà di Serie B come il Sud Tirol, è chiaro che si deve un attimo ambientare e dovrà dimostrare la fiducia che tu gli hai dato. Il nostro De Cattler, dai. Come detto me. No? Ma sicuramente sì, sicuramente come hai detto te, insomma, i giocatori che sono arrivati a gennaio hanno bisogno di un po' di tempo, no? Quelli che arrivano a metà luglio abbiamo visto che ci hanno messo parecchi mesi per comunque sia per ingranare la maggior parte. E chi arriva il 31 gennaio o il 25 gennaio chiaramente ha bisogno di un po' di tempo. C'è un messaggio di Andrea Castagnetti che mi pare pertinente anche per insomma, le argomentazioni. Allora parla di Nicoletti e ti dice: Andrea Castagnetti, grande direttore, come ci puoi spiegare come mai quest'estate non si è concretizzata, aggiungo io, se mai c'è stata la trattativa per Mignanelli? Forse al posto di Nicoletti poteva essere utile. Aggiungo questa operazione Mignanelli, se mai le fosse balzata per la mente. Nicoletti come sta e se potrebbe essere utilizzato per queste ultime partite in campionato, visto che tutti sono utili, no? Sicuramente tutti sono utili, anche quelli fuori lista abbiamo la possibilità uno di rimetterlo in lista, quindi tutti sono utili assolutamente. Mignanelli non l'ho mai sinceramente preso in considerazione quest'estate, avevamo Contessa, eravamo contenti di tenercelo e dovevamo prendere un altro quinto di sinistra, il nostro obiettivo era sempre stato Guglielmo, e preso Guglielmo a 5 giorni dalla fine del calciomercato, quando Contessa mi ha detto che voleva andare via, abbiamo preso un giocatore in maniera con il tempo che mancava. Io credo che Nicoletti sia un buon giocatore, purtroppo ha avuto problemi fisici e quindi ha perso tanti mesi. Potrebbe essere a disposizione per Rimini? No. È fuori lista. Per adesso non abbiamo intenzione di cambiarla la lista, per il momento non è necessario, insomma. Ok. E qua ti sapevamo fanno che ci sarebbe stato a gennaio, il primo febbraio, quando si faceva la lista definitiva, quella dove sapevamo che potevamo cambiare un calciatore, sapevamo che Guglielmo sarebbe mancato per questa partita, avevamo messo in conto che Guglielmo sarebbe stato squalificato per una giornata, ma quel ruolo scoperto, tra virgolette, era un modo per poter far giocare magari un po' di più
giocatori che ci si possono adattare, e ne abbiamo 3 o 4. Poi sarà chiaramente l'allenatore a scegliere quello adatto al momento, alla partita, alla situazione. Ma questo, se io nelle squadre dove io ho fatto il direttore sportivo, 1 o 2 ruoli non doppi li ho sempre tenuti, li ho sempre messi. Ok, qua ti chiedono, visto che raggruppiamo un po' di domande, ti faccio questa di Stefano Cavazzoni: direttore, Nardi è in prestito o in comproprietà? Perché ce l'hanno chiesto in tanti. Nardi è in prestito con diritto di riscatto. Decideremo chiaramente alla fine della stagione. Ok, perfetto. E Roberto Arleoni, direttore, qual è il passaggio chiave che ti fa capire che il gruppo di calciatori è diventato una squadra? Qual è stato il passaggio chiave? O la partita, forse? Ma io credo sempre che un passaggio chiave non si possa mai individuare uno solo, ma una serie di momenti. Io credo che quando avviene il passaggio chiave, proprio quello chiave, neanche ci si accorge quando avviene, probabilmente. Però vedo grandissimo, grandissimo attaccamento a questa, proprio alla città, di tanti giocatori che riescono a trasmettere quello che è un po' un sentimento che c'è dentro la squadra, che mi piace molto. Posso trovarlo io il passaggio? C'è un portiere che abbiamo messo in porta, sì, che ha dato una grande sicurezza, che si chiama Venturi e che sta facendo un gran campionato. Credo che lì ci sia stato un bel passaggio, la difesa ha avuto più sicurezza, il centrocampo, cioè, ha cambiato un po' tutte le dinamiche della squadra. Poi chiaramente non è solo quello, è sicuramente anche li butti sulla destra, dato, però quel passaggio lì, secondo me, è stato importante, il fatto di trovare sicurezza e difesa. Beh, quello è un passaggio tecnico, non è un passaggio, diciamo, per altri, okay, di altri aspetti, ma sì, sinceramente penso che Venturi stia facendo veramente un grandissimo campionato. Sì. Adesso diciamolo ancora a denti stretti, perché poi mancano ancora 5 partite e lo deve fare grandissimo fino in fondo. E sicuramente ha dato grande fiducia. Poi c'è un'intesa con Rozio incredibile, proprio veramente sembrano quasi un corpo unico che gioca, e di questo mi sono accorto chiaramente con il passare delle partite. Abbiamo parlato, tra l'altro, direttore, con i tanti giocatori che sono venuti qua, ma anche la gente ce lo chiedeva all'inizio della stagione, che eravamo un po' intimoriti, no? Da una Reggiana che non ha concretizzato bene i contratti che erano in scadenza, quindi la nostra paura era che i giocatori ci potessero mettere meno vivacità nelle partite, oppure insomma giocare un po' così. Ma invece la teoria che hai sposato, cioè quella di aspettare a fine stagione per un ipotetico rinnovo, cioè conquistatevi il rinnovo e anche non dico cosa, e insomma può essere che abbia pagato anche questa cosa qua, anche questo vostro diktat iniziale. Ma guarda, questo era una volontà del patron, del presidente, del vicepresidente, prima che io firmassi il contratto. Io sapevo di questa cosa prima che firmassi per la Reggiana, e da un certo punto di vista era anche penso uno stimolo anche per me, no? da dirigente. E io credo che dopo un primo impatto un po' quest'estate, un po' così così, perché magari si virava su un modus operandi, su un modo di affrontare in pratica la stagione diverso rispetto a quella a cui erano abituati i calciatori della Reggiana, credo che i ragazzi hanno capito lo spirito della società, hanno capito questa richiesta, ma quello che vedo è un grande attaccamento da parte loro proprio alla Reggiana, e quindi secondo me stanno dando tutto e daranno tutto proprio per la squadra. Ti chiedono anche una curiosità, come sul Cosenza, se secondo te si salverà anche quest'anno, perché comunque era in bassa classifica, adesso è tornato quarto, quinto, credo, sempre nelle parti basse della Serie B. Il Cosenza tutti gli anni, insomma, tu ci hai lasciato qualche cosina, c'è sempre una tua mano, no? Sia nell'anno scorso che quest'anno. Ma allora, Cosenza, nello stadio del Cosenza avvengono
c'è un'atmosfera a volte magica, perché avvengono veramente dei miracoli sportivi. E quindi assolutamente sì. Guarda, tra domenica e lunedì ho visto la partita del Frosinone-Cosenza, Torino-Napoli e la partita dell'Arsenal. Ho visto le partite delle prime in classifica, che hanno un po' più o meno, tranne il Napoli, le altre due hanno un po' i nostri stessi punti di vantaggio, e ero curioso di vedere come interpretavano le varie partite. Ero veramente molto curioso, sono stato lì a guardare bene vari aspetti, e quindi ho visto il Cosenza. Quindi ho visto il Cosenza, e rispondo alla tua domanda, mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento della squadra, un atteggiamento di grande coesione, grande compattezza, grande difesa a livello difensivo. I quattro difensori, i tre centrocampisti, i tre attaccanti hanno corso tantissimo, quindi veramente un bell'atteggiamento. Non faccio cambio presidente, comunque, quel presidente non lo scambio, comunque, se posso aggiungere una cosa. Un po' pittoresco, dai, diciamo così. Però no, c'era una domanda anche su un giocatore del Nasti. Di Nasti, all'inizio trasmissione qualcuno ci ha chiesto Nasti del Cosenza, che giocatore, insomma, se è un giocatore che può interessare. Nasti era un giocatore che quest'estate abbiamo trattato, invece. Bene. È della Fiorentina o ho detto una cazzata prima, direttore? No, hai detto una cazzata. Bravo, no, dopo questo voto dice prima, è del Milan. Non sarà la prima e non sarà l'ultima, tra l'altro. Milan. È del Milan, vabbè ragazzi, però non è del Cosenza. Vabbè, adesso... Ma che cazzo ne sapete voi? Per voi era del Cosenza. No, io non sapevo neanche chi fosse, tra l'altro. Però. Ha fatto un sorriso da qua, passa. Io conoscevo un sorriso da qua. Conoscevo un Insta io, ma Nasti no. Loris Dolce, buonasera direttore. Quali possono essere le difficoltà che un direttore come te può trovare in categorie superiori rispetto alla Serie C, a prescindere dal budget e dagli schemi di gioco del mister? Che difficoltà hai a cercare giocatori di Serie C o Serie B per la categoria? Prezzi? Credo che sia una questione di abitudine, fondamentalmente, di conoscenza magari più approfondita di un certo mercato piuttosto che un altro. Chiaramente quando ho visto il range di stipendi, diciamo che una gran parte dei calciatori si è subito autoeliminata, in pratica. Quindi è più facile. È più facile perché è più piccola la scelta. Noi possiamo dire abbiamo contribuito alle vacanze di lusso di Ardemagni per una mezza stagione. Ma non solo noi. Le Balenciaga... Ricordiamo Doriano Tosi quando andava in Serie B, che rimase scioccato dalle richieste della Serie B. Il passaggio inverso, fondamentalmente, ebbe a che fare col passaggio inverso, e c'è una grossa differenza, perché le televisioni poi fanno la differenza, sono i soldi che arrivano dalle TV che viziano un po' tutti gli stipendi. Ma assolutamente sì, nel senso che la Serie C è un bagno di sangue. Io credo che i tifosi della Reggiana devono essere orgogliosi della proprietà che hanno. Intanto perché ci tengono, poi perché investono molto e poi perché investono a 360 gradi. A me questa è una cosa che piace tantissimo, cioè il centro sportivo, tante attività collaterali, c'è un grande sforzo sul settore giovanile, che anche se chiaramente per farlo ripartire non è facile. Poi lo ridico due volte, le strutture, cioè io credo veramente che c'è da fare un... Loro vincono sicuramente, come vincono i tifosi che sono venuti a Cesena, come quelli che erano che vengono allo stadio, come quelli che vengono a Rimini sabato, e quindi credo che insomma, fare la Serie C, tutti devono essere consapevoli che economicamente non è facile. La Serie B già è un campionato dove cambiano tante cose, nel senso che comunque sia gli introiti fissi sono 7-8 volte superiori quasi.
quindi quelli, almeno quelli della, della Lega, diciamo, quindi cambia veramente tante cose, cambiano, e chiaramente cambia anche il calciomercato, cambiano anche gli stipendi di alcuni calciatori, inevitabilmente. Ti faccio due o tre domande che ci stanno facendo i tifosi anche della curva, i nostri amici. Allora, Dani Magna ti dice: direttore, mettili a fare i magazzinieri o i giardinieri, ma rinnova Rozio e Rossi. Qua ti, ti chiedono di già dei, dei rinnovi dei calciatori. Come giardinieri? Ma guarda, sono, parliamo di due ragazzi veramente in gamba e che sicuramente tengono tante, oltre che due ottimi giocatori, che tengono tantissimo alla Reggiana e a Reggio, quindi... Come per tutti gli altri, quando sarà finito il campionato a bocce ferme, ce ne riparleremo. E possiamo dire che non andranno al Parma e non andranno al Sassuolo, dai, come, come cosa principale. Esatto. Gianluca arriva, 10 minuti del passato e futuro di Pellegrini, ma la mia domanda terra terra, pensando alle prossime 5 partite, è: come sta adesso nel presente dopo le due scarpate sulla caviglia? Gioca o non gioca? È a posto o no? Ma guarda, questa settimana si è allenato sempre, quindi penso che stia bene. Poi sarà chiaramente il mister a decidere chi far giocare davanti. Bene. Ed è già un buon punto di partenza. Qua ci chiedono se avete cercato Lescano. Ma tanto non è arrivato, quindi... Devo dire la verità? Sì. Nei primi giorni di gennaio, sì. Grande direttore, bravo, bravo. Vabbè, in via Agosti, quando ci andiamo in via Agosti? Tornando a domande più, più terra terra, quando è che ci trasferiamo in via Agosti con il primo allenamento? Devo dire la verità? Non lo so di preciso. Io penso che ci andremo nella prossima stagione, all'inizio della prossima stagione. Ok, vabbè, ci accontentiamo, abbiamo aspettato tanto, quindi non è un problema. Rassicuriamo però i tifosi, insomma, anche tu sei venuto a Reggio Emilia anche grazie a questo progetto della società del presidente Camillo Salerno, che ci ha creduto tanto, che i lavori sono già avanti, insomma, si stanno per concludere, però come l'hai visto Agosti? Io sono stato la scorsa settimana a vedere i campi, e i campi sono pronti, sono bellissimi, insomma. Quindi sono un po', c'è da terminare la parte degli spogliatoi. Però occhio che il Sassuolo è sempre pronto, occhio, no, metteteci sopra delle cose, metteteci delle borse d'allarme, perché il Sassuolo in questi casi se lo vedono. Però la cosa interessante è che tu sei venuto a Reggio, oltre al progetto sportivo, anche per questo progetto qua, no? Che sono le basi fondamentali se si vuole poi andare avanti di categoria o comunque avere un progetto a lungo termine. Com'è stato da vedere il progetto su carta, dove te l'ha fatto vedere il presidente Camillo Salerno nel suo ufficio, ad oggi, dopo neanche un anno, andare sul campo e vedere proprio i risultati, no? Della società stessa? Ma credimi, è bello... perché vedi qualcosa che vuol crescere, no? Vedi una prospettiva su futura, vedi potenziali basi importanti per un futuro solido e duraturo. Ci sono delle componenti che sono imprescindibili, poi uno può dire ma sì, sono tutte cazzate, ma non è così assolutamente, sono cose indispensabili, certo hanno un costo, per carità, la realizzazione, poi la manutenzione indubbiamente hanno dei costi importanti, ma anche le grandi proprietà straniere che stanno arrivando, che fanno sport e vedono sport ad altissimo livello, anche altri sport, ci stanno indirizzando, ma stanno indirizzando un po' il calcio italiano in questa direzione, no? Di cercare di fare delle strutture, basta vedere quella che ha fatto la Fiorentina, che è una cosa incredibile, e anche altre proprietà, soprattutto straniere, ecco, che ci stanno un po' indicando quella che è la direzione. Voglio anche un po' esagerare, come si fa? Perché certo. senza un certo tipo di basi, se torniamo a fare il calcio italiano pensando soltanto a pagare tutti i soldi che bisogna investire, vengono investiti per pagare gli stipendi dei calciatori, abbiamo visto dagli anni 90 a oggi che abbiamo perso un vantaggio enorme, ce l'avevamo, l'abbiamo perso, adesso siamo indietro rispetto alle altre realtà europee, e quindi bisogna, e credo che lo stiamo facendo, vedere un po', capire i motivi, che cosa ha portato gli altri paesi
ad arrivare davanti a noi. E qua ti consigliano un giocatore Zoma, non so se si legge così, sì, direttore ha notato Zoma dell'Albino Lef, esterno sinistro, molto giovane, potrebbe essere una futura alternativa a Guibre. Ma questo lo vedremo, io credo che purtroppo Guibre non è nostro, e quindi vedremo un po', quello, c'è tempo per vedere i calciatori che dobbiamo prendere per la prossima stagione. Visto che si parlava di campi di allenamento, e se introduco l'argomento settore giovanile, perché anche quello è molto importante, Stefano Zanardi ti scrive, direttore c'è qualche giovane interessante per la prima squadra nel nostro settore giovanile? Ma allora, ci sono un paio di ragazzi interessanti, però chiaramente il settore giovanile è un lavoro lungo, è un lavoro dove ci vuole tanto tempo, e purtroppo quando poi in una società come la nostra succede la catastrofe di un fallimento, perché fondamentalmente a livello sportivo è una catastrofe, il settore giovanile va indietro di 10 anni, e quindi ci vuole tempo per lavorare, per ricostruire, molto tempo. Poi abbiamo una concorrenza molto forte anche nel territorio. Molto forte, perché territorio veramente sì, perché comunque sia Sassuolo, Bologna, Parma, sono concorrenti forti. Oggi sono concorrenti forti. Quello che ha di forte la Reggiana nei suoi ragazzi e nella gente, insomma, della città, della provincia, è questa grande identità. Ecco perché io credo che dobbiamo partire veramente molto dal basso nel settore giovanile. Penso che la Reggiana si debba armare di grande pazienza e pensare di iniziare a lavorare molto forte dagli 8 ai 12 anni, 13 anni, 14 anni. Fare diventare tifosi, prima di tutto fare diventare tifosi. E avere tanta pazienza poi da quel punto di vista. Facciamo l'ultimo giro di domande fra noi, dopo leggo gli ultimi messaggi, poi lasciamo andare il direttore Goretti. Cerri, parto da te, se hai qualche altra curiosità da chiedere al direttore. Ma in realtà no, le domande io le ho già fatte tutte, anche perché in autogrill non vorrei rubargli troppo tempo. No, sono abbastanza soddisfatto della risposta, e anche Lescano, che era una prima punta, era il vice Montalto, quindi ci abbiamo provato, quindi sono a posto così. Non ci abbiamo provato, abbiamo parlato, abbiamo capito le condizioni, però... e poi non abbiamo affondato, perché magari se affondavamo ci saremmo pure riusciti. Aveva uno stipendio importante come quello di Montalto, immagino. Chiaro, è chiaro. E quindi aveva un buono stipendio, sì. Ci sta, troppo buono. Ci sta. No, invece volevo chiedere, perché è uscita anche una notizia su qualche sito, e ce l'hanno chiesto anche in un messaggio, di un giovane del Carpi, tale Berretta, che sembra già in procinto, è una voce fondata oppure... Ma guarda, non sono andato a vederlo di persona, non abbiamo fatto nessuna offerta per lui né a lui. Ho scambiato due parole con il procuratore, ho visto qualche video, quello sì. Perfetto. E se c'è anche qualche giovane, cioè se avete qualche giovane anche magari appunto dalla Serie D oltre a lui, insomma, che avete visionato, come può essere stato Varela quest'anno, se c'è qualcosa di interessante anche nelle categorie inferiori... di interessante, ecco. Ma qualcosa di interessante c'è sempre, ma adesso siamo troppo concentrati a finire questo benedetto campionato, a fare queste 5 partite, poi si vedremo. Ah, poi c'è un'altra domanda che non ha letto Gabriel, che è interessante, ma un direttore sportivo quante partite guarda, ce l'hanno chiesto, quante partite guardi in media a settimana? Cioè tu sei uno che ne guarda tantissimo caso, tante partite, oppure tendi... Dipende un po' dal periodo, dipende dalla strategia che uno vuol seguire, dipende un po' dal suo metodo. Qui per vedere le partite dal vivo è una figata, perché nel giro di un'ora e mezza si arriva dappertutto, in pratica. Tra Serie B e Serie A. Ci sono partite che ti devi annoiare ad andarla a vedere, primavera, Serie B, Serie A, Serie C, c'è tutto. Quindi sicuramente... da quando sono qui a Reggio, tante partite dal vivo. Lo sai, direttore, che ti chiamano il gelido sui social?
Il gelido ti chiama. Ma guarda, io non li leggo i social, però... Puoi mandarli a fanculo, è tranquillo. Io qui c'ho uno dei miei collaboratori qui di Reggio Emilia, è il mio vecchio padrone di casa, si chiama Tiziano, e Tiziano mi aggiorna lui, mi dice lui le cose, altrimenti non le so. E allora... Quindi lo sapevi allora che ti chiamano il gelido. Ma ha detto questa cosa, sì sì. Io ho tre collaboratori. A fine anno ti diremo anche come ti chiamano, oltre che al gelido. Ok, esatto. Te lo dico io personalmente, te lo dico. Quando, quando ci vedremo, se avrò l'opportunità di dirlo, sai come ti chiamano? Se non me lo dici non è una buona cosa. Ma niente, no, perché voglio aspettare la fine del campionato, direttore. Solo per io dico che ho tre collaboratori. Uno è un signore che viene tutti i giorni a vedere gli allenamenti con le bandiere, fa un tif, è fantastico, che si chiama Melo. Uno è Tiziano e un altro è Giorgio, con il quale ogni tanto ci faccio delle chiacchierate, andiamo a cena che parliamo di calciatori. E sono i miei tre collaboratori di riferimento. Di alto livello. Sì. Il direttore, ma Vallocchia è a titolo definitivo, è stato preso? Vallocchia, sì, abbiamo preso di titolo definitivo. Bel affare. Sì. Giocatore in prospettiva molto valido, sì. Giocatore che ci mancava anche. Guardi, ho anche una domanda da Parma, il nostro Massimo Povesi, che ti dice: io le consiglio di tenere d'occhio la coppia di attaccanti inglese e Sarpentier, non se li lasci sfuggire, mi raccomando. Come l'idea che... c'è un po' di sarcasmo. A Parma qualcuno se ne voglia liberare, ma così è. Però male male sulla carta. Oddio, non so, inglese non è mai stato un malaccio, forse. Poi bisogna vedere anche... È un bagolo di merda, dai. Un po' troppi anni. Ma io... quando dopo le prime partite che aveva giocato ad Avellino ho provato a prendere Charpentier per il Perugia, quando lavoravo nel Perugia. Poi Charpentier per me è un giocatore forte. Poi ha avuto un sacco di problemi, ha parecchi problemi, quindi... Però... Quindi le è andata bene all'epoca, praticamente. Sarebbe bellissimo prendere Charpentier inglese il prossimo anno e 20 gol a testa, quello sarebbe il super. <no? ride> troppa grazia. Direttore, volevo chiederti una curiosità, perché ti ho visto che adesso sei venuto su a vedere l'ultima volta la partita in casa, eri su con il match analyst nuovo, perché avete, una volta c'era Bertani, adesso hanno preso un altro ragazzo che analizza le partite della Reggiana, e c'era anche un collaboratore stretto di Diana che non mi ricordo come si chiama, però è stato scelto da Diana. Saurini, ecco. Saurini. Eravate tutti e tre lì vicino alla mia cabina a bestemmiare come me, tra l'altro, sulle incursioni di Guglielmotti, e saluto e ringrazio. Però ti volevo chiedere, a fine partita... Io sono Umbro, gli Umbri bestemmiano ogni anno. Sì, io bestemmiano tutti. Dopo la partita con l'Entella non ho detto nessuna bestemmia, quindi ho degli arretrati importanti. È giusto, di solito adesso si vuole è il momento. Direttore, non si preoccupi, siamo tutti nella stessa barca. Comunque, le volevo dire che io durante l'intervallo, non vi vedo più, vabbè, io vado giù un attimo al bar a prendere un caffè, ma sparite, no? E la mia domanda è, andate giù a confrontarvi con Diana negli spogliatoi tutti insieme? Oppure c'è solo qualcuno di voi che entra negli spogliatoi? Cioè, andate negli spogliatoi e vedete... Ma guarda, io raramente tra il primo e il secondo tempo vado negli spogliatoi, però con Diana ci si confronta, i suoi collaboratori, cioè si confronta generalmente Saurini. Ecco, questo è importante perché avete allargato, no, una figura che aiuta l'allenatore, perché questa è una figura in più, come Chiesa Alvini tempo fa con un altro collaboratore. La prima punta, tra l'altro. Un vice montato, tra l'altro. A me piacciono gli staff. Eccolo, bravo. A gennaio la battuta che avevamo già fatto noi, direttore, ma lui sì, direttore, può dire a Cerri che ha rotto i coglioni con questo che ci ha buttato. Io non lo posso più sapere, ormai è finito il campionato, perciò non posso più rompere scatole, più di così non posso.
va bene. E no, dicevo che a me piacciono gli staff allargati, mi piacciono molto, sono per gli staff allargati, sono per le rose corte e gli staff allargati. Ecco. Ecco, dichiarazione importantissima. Il contrario invece di Cerri, che vuole, esatto, rose di 30, no, di 30, vabbè, non mettete. Vabbè, stasera sono sotto di toro. Non c'è il bomber, sono in posizione del bomber, tra l'altro, quindi sì, devo prendere su io. Perché il direttore Gabri, è sicuro di sé, per fortuna. Quindi avere la rosa corta vuol dire che sapere quello che vuol fare e evitare di comprare 35 giocatori, tanto qualcheduno c'è. Quindi obiettivi ben precisi, e questo, insomma, non è da poco, secondo me. Ma poi quando c'è troppa scelta per l'allenatore diventa più difficile. Più difficile la gestione, più giocatori che si sentono un po' fuori, non magari dentro il progetto. E poi, ripeto, per l'allenatore a volte diventa anche troppo complicato scegliere. Direttore, una ultima cosa, poi dopo lascio andare. Abbiamo parlato di Venturi, che quest'anno sta facendo un altro campionato straordinario, dopo la sua discesa in campo con chiaramente Turk, è andato in panchina, e Turk si è ritrovato a primo portiere della Sampdoria, è andato appunto nella partita di Juventus a Torino, ha esordito con la Juventus. Il calcio è strano, E giocherà fino a fine anno, perché Audero è fuori. Il calcio purtroppo, cioè per fortuna purtroppo, a volte ti dà delle opportunità, devi essere bravo a saperle cogliere, questo è come in tante cose. Per il ragazzo è un'opportunità non da piccolo. Quanto in più, quanti soldi in più di noi ha speso Lentella? Si sa più o meno? Ma io ho visto i dati che sono stati fatti uscire dalla Lega, quindi credo 2.300.000, 2.400.000 in più il costo azienda. Tanto per dire i tifosi, insomma, in generale. Però c'è un però, la Lentella ha venduto un paio di giocatori, quindi chiaramente parte di quei soldi sono coperti dalle cessioni. Okay. Ultima domanda, direttore, un po' di rimpianti su Iemmello, Stefano Soprani da Cremona. Perché? non credo fosse mai in orbita. Ma poi è meglio il Catanzarese Doc in orbita reggiana, quindi. Ma no, ma non è mai stato, ripeto, quello che ho detto all'inizio, quando uno si deve riparametrare a quelli che sono gli stipendi della Serie C, chiaramente tanti giocatori non li vai a prendere neanche in considerazione. No, rammarico per Osimhen, anche se no c'era. Vabbè, chiaro. Esatto, bravo. Va bene, direttore, io ti ringrazio. Vabbè, dopo ci abbiamo venuta una cosa così, che l'ultima diretta con Alvini, e c'è stato anche Alvini che ha fatto una diretta dall'autogrill, però mi è venuta in mente, questa cosa qua. La stagione è finita in maniera un po' di... Ma dove è andato a mangiare, direttore? Ecco. Lavoro o personale? Adesso sentiamo. No, personale. Ah, però okay. Ci hai pensato, eh? No, perché sono stato dal mio avvocato, è un po' personale, è un po' lavoro, quindi direttore, bastava nessuno... che è andato a vedere un giocatore, dai, su. Esatto, mi aspettavo, sono andato a cercare l'avvocato. Il prossimo acquisto della Reggiana sarà l'avvocato. Abbiamo già firmato, ci aspettavamo uno scoop, qualcosa. Comunque, direttore, io non so perché dicono che lei è gelido, ma lo dicono in senso ironico. Comunque, quando viene qua da noi, come un po' tutti i giocatori della Reggiana, chi milita intorno alla società, si riescono sempre a lasciare andare, no? A essere un po' in famiglia. E noi riusciamo a far capire che dietro delle figure, anche come direttore sportivo, presidente, ci sono sempre degli uomini che sono, insomma, alle loro fragilità, alle loro cose, insomma, è bello, no? Lo dica anche il mister, lo dica il mister anche, ma che magari passa anche lui. Dovrebbe assolutamente venire anche il mister, perché fondamentalmente altrimenti uno si fa conoscere solo per quello che la gente fa apparire, no? Di un calciatore, di un dirigente. Esatto. Invece,
quello che abbiamo detto. Così vedi, cioè, ci si rende conto che alla fine, cioè, potrei stare io al posto vostro a cazzeggiare sulla riga. Direttore, non si allarghi, cazzeggiare. Adesso. No, allora facciamo così. Abbiamo un regista che è perfetto, tra l'altro, quindi non abbiamo bisogno di assolutamente. No, direttore, ci fa lei da portavoce con Diana, che noi lo vorremmo davvero invitare qua per farla anche conoscere come persona. Ci piacerebbe, insomma, anche farla aprire con la gente. Se ci fa da noi è due anni che ci proviamo, i due anni che prendiamo dei no. Perché tra l'altro che poi, ragazzi, dicono tutti sia così antipatico, ma secondo me non è vero. Cioè, secondo me sembra una persona che quando è in giornata è simpaticissimo. Ma che poi anche il direttore, ragazzi, avete visto il direttore anche stasera? È un direttore da 5 giornate dalla fine. Cioè, il direttore fra un mese e mezzo. Insomma, secondo me se lo gode il direttore a cena, secondo me potrebbe regalare delle soddisfazioni. Stasera invece è molto giustamente composto, perché comunque ricopre una figura importante della nostra squadra, quindi non può lasciarsi andare. Però passa in programmi come questi, abbiamo capito che anche il direttore come noi smadonna allo stadio. Certo. Quindi, insomma, è una cosa in comune. Che è vero, è vero. Sono figure molto più simili a noi di quanto noi possiamo pensare. No? Esatto, quindi... Direttore, facci da portavoce per piacere per il nostro programma. Per facci. Noi ci farebbe piacere. Facci. Ci farebbe piacere far appunto presentare Diana come uomo, e sicuramente siamo sicuri che tante persone che la pensano in maniera strana o diversa potrebbero cambiare idea. Anche perché è andato da Di Marzio, che fondamentalmente di calcio non ci capisce un cazzo, e noi siamo esatto. Più preparati. Però c'è andato anche Goretti, attenzione, quindi... Vero. Nel confronto con i direttori sportivi delle teste dei gironi, a noi Di Marzio ci fa una pippa. Direttore, grazie mille per aver partecipato alla nostra trasmissione. Speriamo in bene, tifiamo tutti bene, saremo sempre presenti. Anzi, abbiamo prenotato Olbia, vi seguiremo dappertutto, sempre. Quindi, intanto adesso pensiamo una per volta, adesso pensiamo a Rimini. Pensiamo poi a noi. Al resto. No, esatto. abbiamo dovuto pensare a Olbia, perché sono o in aereo 170 euro di volo o bisogna pagarli subito, quindi abbiamo dovuto pensarci in questi giorni. Ci abbiamo pensato a febbraio. O 300 di nave con la cabina. Dovevamo pagare o 150 euro di volo o 100 euro di nave, quindi abbiamo dovuto in questi giorni qua pensarci. Però ci vediamo a Rimini, perché saremo in tanti. Oggi hanno messo a disposizione altri biglietti, saremo circa 1.500, 1.600, insomma tante persone. Grazie della disponibilità, direttore, in bocca al lupo e crepi. Grazie a voi. Grazie direttore, grazie mille. Buon rientro. Buonanotte. Grazie. Ciao. Grazie mille al direttore sportivo di AC Reggiana, insomma sempre una bella cosa confrontarsi, no? Ci farà da portavoce per Diana, voi siete sicuri che verrà con noi? Ha detto lo prometto. Lo prometto. L'ha promesso. Noi facciamo come striscia, ci mettiamo il fazzoletto e il nodo. Sì. A vedere se vanno d'accordo poi. Perché non è il nodo? Che è merda. Prima di scollegarmi, che a me il computer mi si scollega, stavo davvero chiedendolo, poi mi si sono andato via. Sì. No, le avrei fatto la battuta. Adesso gliel'avrei detto. Che mi ha detto così. Facile. Le abbiamo fatte tutte, non è che... Abbiamo fatto tutto, insomma, è sempre bello. A te, perché è molto disponibile, molto simpatico. Molto, bestemmia come noi, tra l'altro, quindi insomma, si avvicina, no, al suo modo. No, perché è singolare. Anche l'allenatore. Da così capire. Poi ragazzi, mancano cinque giornate per noi, mancano 5 giornate anche per lui. Quindi insomma... Sì. Va bene, allora ragazzi, io direi di fare la pubblicità. Mi raccomando, se avete amici, parenti, graffiate le macchine, le portiere, le spaccate, tutto, perché si può andare dal nostro amico Simone alla carrozzeria. Vabbè, domenica e sabato andate a Rimini, parcheggiate in centro con la curva di casa, sventolando la bandiera. Consiglio, ma non consiglio. Ecco, se andate a Rimini, parcheggiate vicino alla curva, quella loro, dei locali, esatto. Con la sciarpetta sul cofano, perché dopo c'è Simone che vi dà una mano a mettere a posto la macchina. Pubblicità. Benvenuti nella carrozzeria 2S, dove il disbrigo pratiche assicurative con l'assistenza cliente dal sinistro
somministro, la consegna del veicolo è a vostra disposizione. Inoltre, verniciatura a forno con ciclo ecosostenibile garantito 10 anni, presa e riconsegna veicoli a domicilio gratuito, autosostitutiva per tutta la durata del fermo tecnico ed infine cessione credito per pagamento diretto dall'assicurazione alla carrozzeria. Vi ricordiamo inoltre che Carrozzeria 2S è da sempre sponsor ufficiale di Reggio Audace. Bene, 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 siamo tornati qui in diretta. Ci sono ancora quasi 270 persone che stanno seguendo. Sto mangiando, sto aspettando. Deve durare di più la pubblicità, ragazzi. C'è un biscotto in bocca. Sto aspettando tutti l'inviato. Chiederò a Simone. Chiederò a Simone. Sì, c'è ancora un video da vedere e poi c'è l'inviato. Esatto. Va bene, farò come volete voi. Sì. No, l'inviato vi ho mandato adesso il link. Comunque. Direi, visto che siamo verso la fine, facciamo una formazione così dopo guardiamo il video e parliamo anche con chi dovrà arrivare forse. Falla durare tutta la sigla, così almeno finisco di ma non mandarla, non mandarla neanche la sigla sto giro. Così non la mando, via, così passa. No. Vediamo, lo mandiamo, dai, formazione, scriveteci la vostra formazione perché le leggiamo, mi raccomando. Passa, se hai finito, è finito, se no chi se ne frega. Sai da chi partiamo per la formazione? Da Passa. Passa. Prego. Allora, non si parla con la bocca piena. Guarda, veramente. No, allora, si blocca il dubbio sulla fascia, secondo me a sinistra gioca Fiamozzi, a destra Guglielmotti, centrali confermati gli stessi. Centrocampo. Quindi difesa Rozio. Rozio. Attenzione, rientra anche Lezza. Rientra Lezza. Rozio, Lezza e il terzo. Lucio? Sì, secondo me sì. Ok. Secondo me sì. Fiamozzi. Metti Rossi o Cigarini? Centrocampo è un bel dubbio. È un bel dubbio. Domenica è partito con. Con Rossi, che secondo me non ha fatto male. Viste anche le caratteristiche del Rimini, secondo me riparte Rossi anche a questo giro. Quindi Rossi, Cabasci e Vallocchia. Quindi secondo me conferma anche il centrocampo. E davanti il direttore ha detto che Pellegrini sta bene, Lanini sta meglio, Montalto sta un pochino meglio. Turno di riposo per Osafio? No, secondo me lo fa giocare perché sono due partite che sta crescendo. Quindi dico che riparte con Montalto e Rosafio. Rosafio, perfetto. Cavaz? Direi di sì. Direi che la formazione anche secondo me sarà quella. Ho un po' più dubbio su Cigarini che secondo quindi me... Quindi Cavaz non sarà quella. Esatto, non sarà sicuramente quella, ma... no, però secondo me ci sta, cioè, Rosati secondo me va confermato, andrebbe confermato con Montalto davanti perché sta facendo bene. Chiaro che se Pellegrini è recuperato ed è disponibile, io Montalto Pellegrini sicuramente è una certo. Cosa che vorrei vedere. E poi in mezzo al campo, francamente, secondo me Ciga deve, insomma, è giusto che torni perché ci serve anche lui da qui alla fine del campionato. E deve tornare a fare la differenza, quindi io metterei Cigarini che deve tornare assolutamente ai suoi livelli con Cabasci e Vallocchia. Te la butto lì Cavaz e Fiamozzi a sinistra, che secondo me ci sarebbe una probabilità molto alta secondo me che al posto di Fiamozzi giocasse Nardi. Esatto. È una delle alternative che diceva prima anche Goretti, ne ha due o tre che possono adattarsi in quel ruolo lì. Fiamozzi è uno che comunque è un esterno destro che però può giocare a sinistra. Nardi l'ho già fatto, mi sembra, a San Donato. Sì. San Donato, sì. Tavernelle. Bene. Bisognerebbe conoscere gli avversari, sì. Se hanno uno che spinge molto sulla destra. Esatto. No. Noi conosciamo perfettamente il Rimini tutti, quindi. Però ci può però stare. Se hanno uno che spinge molto sulla destra, devi mettere Fiamozzi. Se invece devi spingere tu, metti Nardi e provi via.
a spingere tu. Non mi dispiacerebbe aver Nardi e Vallocchi, hanno menzionato tutti e due comunque giocatori di spinta molto propensi all'attacco, quindi qua ha messo solo Kautz, Federico ha messo solo Kautz al posto di Luciano, dei Luciani, scusate, e Laezza che ritorna, Laezza e Rozio. Cerri, no, anche Montalto Pellegrini, ragazzi, se sta bene Pellegrini, però è chiaro che deve avere due giocatori che stanno bene, almeno uno al 100% deve star bene, perché sennò non ti puoi permettere di rischiare una cosa tipo Entella, che lì fu fortuita, per carità, però qui se metti due giocatori dall'inizio mezzi e mezzi rischi di doverli cambiare dopo un quarto d'ora, insomma, sì. Potrebbe essere un problema. No, se stanno bene Montalto e Pellegrini ovviamente, però bisogna vedere, se non stanno bene bisogna valutare Cerosafio, e Barella e Cerri si sente male. Sì, sono bloccato. No, si sente male a nominare Rosafio. Cioè, Rosafio, sì, allora io ripeto per la 72esima volta, con di fianco Montalto, va bene. Poi, il direttore sportivo ha confermato che avrebbe avuto una prima punta, quindi sono contento. Abbiamo ragione io e Cavaz. Olmi è stato cacciato solo perché diceva questa cosa. Ricordiamo che Olmi è stato cacciato perché era contrario a queste cose. Ha detto che l'avrebbe cercata se non posso più dire niente. Che l'infortunio. No, Lescano l'ha cercato ai primi giorni di mercato. L'ha detto. Poi. Vabbè, comunque, fa lo stesso. Poi non dico più niente perché. E Lescano era una bella prima punta. È stato cacciato da Gabriele per questo, quindi basta, non dico più niente. Non è vero, tra l'altro l'ho visto allo stadio, abbiamo parlato un po', poi sulla sinistra, secondo me, l'ho già detto, sulla sinistra dipende da come sono gli altri, devi vedere, mettere Nardi se vuoi attaccare oppure Fiamozzi, che adesso, fino adesso non è che abbia impressionato Fiamozzi in fase offensiva, però ripeto, secondo me è il migliore crossatore che abbiamo sugli esterni. Sì. A Pontedera non avrà fatto, a parte che l'ho visto in crescita secondo me, ma è stato l'unico a fare il cross là. Se Guglielmotti avesse i piedi di Fiamozzi sarebbe al Paris Saint Germain. Guglielmotti. Che sembra un po' Guglielmotti in versione Pantotti. Bella questa, sì, Cerri. Grazie, una sera grazie, me la concedo. Guglielmozzi. Allora, prima di chiudere, perché il buon Vani Zagnoli non mi risponde al messaggio. Si è lodato il nostro signore. Esatto. Vi do questa info per quanto riguarda le teste quadre per Olbia Reggiana. Quindi il 15. Io ho letto che i posti traghetto sono finiti, però sono finiti, credo, le cuccette, Cerri. Non so se i posti proprio in traghetto. Posti in traghetto dubito che finiscano, perché tiene 2-3 mila persone, cioè almeno. Abbiamo finito. Niente, allora non guardate queste grafiche. È vero, sono finite 7.000, sembra Olbia, in 7.000, almeno in 7.000. Le cuccette sono finite. Non hanno ancora incominciato a vendere i biglietti, quindi fate. Weiner ha già pubblicato il dato. Non li venderanno, tra le altre cose, sicuramente. Comunque, per chi volesse andare con le teste quadre, si avvisa il termine ultimo per la prenotazione più del 25 marzo, ma mercoledì 22 marzo, quindi oggi, era oggi. Per info e prenotazione, tutti i soliti referenti, tutti in traghetto. Quindi le teste quadre partiranno, dimmi Cerri se sbaglio, il venerdì. Anche il Vandelli? Non lo so. Vandelli anche noi, okay. Venerdì 14 alle 22. Perfetto. Quindi per chi volesse andare con loro può sentire il traghetto o i soliti responsabili in curva. Questo per quanto riguarda Rimini, sempre teste quadre, ritrovo Retrici in stazione, andata Reggio Emilia 13:44, Rimini 16:01 per il biglietto, e il ritorno Rimini 20:50, Reggio Emilia 23:09. Mi raccomando, munirsi anticipatamente dei biglietti. Hanno fatto uscire dopo anche una cosa in più, cioè che se andate sul sito di Trenitalia, perché la tratta sarebbe circa 15 euro andate, 15 euro ritorno, c'è una promozione che fa Trenitalia che è su tutti i regionali nel weekend, costa 22 euro costo unico, quindi potete fare questa promozione che è valida nel weekend, costa 22 euro, risparmiate anche qualche euro rispetto per bevi due birre in più. Esatto, quindi potete usare anche questo per il treno.
Bene, e come si fa, Cavas, tu che l'hai fatto, intanto che vado a cercare la parte. Andate sul sito di Trenitalia, quando prenotate il biglietto c'è altre opzioni, cliccate su altre opzioni, promozioni, cliccate su promozioni, cercate... Promozioni, occhio che porta sfortuna. Promozioni, no? Ecco, promozioni, poi cliccate su serie B e lì si apre un mondo, esatto, che dopo... Wow, invece per quanto riguarda... Si chiama Weekend Insieme, si chiama. Con voi e il Cavaz, prenotate Weekend col Cavaz. Esatto. Mi raccomando. Weekend col Cavaz costa pochissimo. Esatto. Per quanto riguarda i ragazzi del gruppo Mandelli, il gruppo Mandelli organizza alcuni pullman, che credo sia già il terzo, passa, dimmi se sbaglio. Sì, okay. Il terzo. Quindi il terzo pullman del gruppo Mandelli, ci sono ancora 9 posti, almeno fino a 40 minuti fa circa. E per prenotazioni 340-6280210. C'è il tuo Gabri in foto, quindi... nella foto del Mandelli. Col berrettino potresti essere. Sì, c'ho solo una scritta cinese qua, però sono io. Così. Per informazioni chiamate questo numero, Gigi Bagnoli, Elisa, sono tanti ragazzi che si adoperano per il gruppo Mandelli. Chiamate soprattutto Gigi, giorno e notte, chiamatelo, lui sì. Risponde. Chiamatelo alle 3, Gigi alle 3. E 20 euro per i non tesserati, partenza alle 14, piazzale IMS. Questo per quanto riguarda Rimini. Invece per quanto riguarda, se qualcuno volesse prenotare per fare un vero e proprio weekend a Olbia, hanno prenotato anche l'albergo, i ragazzi del gruppo Mandelli andranno giù il venerdì e torneranno con il traghetto del sabato notte, della domenica. Domenica per il lunedì. Della domenica sera. Se qualcuno vuole andarci quest'estate, invece 2 settimane in vacanza, consegniamo l'hotel. Chiamare Gigi alle 4 del perché fino alle 3 parla io mi dissocio, sto zitto. Ma tanto non le guarda mai queste trasmissioni, quindi non verrà mai a saperlo, le registra sul videoregistratore perché noi siamo di altri tempi. Domattina audio su WhatsApp, metto il numero di Gigi Bagnoli in sovraimpressione, chiamatelo dalle 4 alle 5 del mattino. E ciao. Lì sono dolori perché prenderò le botte che non ho preso da mio padre e da mia madre da piccolo. Comunque, che avrebbero anche fatto, secondo me, no, bene, ben andate, solo che dopo un po' si faceva male perché sono 1,90 e molto 1,90 era il vichingo. All'elementare andiamo, andiamo alla che erba minare. Fatta Tony il cool pass. Grazie mille a tutti per quelli che dovete dire. Vale, dove sei? È l'inviato. No, no, cioè, il video. Cazzo, niente video, niente via. Uno schifo. Ah, guarda. Video. Ritmo. Dai, che c'è ancora troppa gente collegata. Bisogna fare che qualcuno se ne vada. Quante gente sono? Ragazzi, il video, se non l'avete visto, merita. Adesso il video di Nevlo merita di essere visto. Non andate via perché adesso quanta gente c'è, cazzo. Metterà solo quei 5-6-7 minuti, non so YouTube, no, 194 su Twitch sono 46, no. Troppi ragazzi, troppi. Allora andiamo a vedere il numero salutiamo Teletricolore anche, che, no? Sì, certo. Così. Andiamo a vedere il numero di Ned e così dopo Nevla. Capito, Nedved. Mi avete rotto i coglioni, ma state zitti, porca puttana. Si potete vedere anche sulla pagina Gradoni Granata, tra l'altro, questo video che si vede anche meglio, lasciando da parte questa in qualità trasmissione face che... la qualità arrivo, che abbiamo è molto migliore. Okay, come tra potete vedere, lavora per noi. Nevla lavora per Gradoni. Sì, il regista sempre pronto con i video preparati prima della previsioni, le previsioni del tempo passa per col direttore non ha fatto vedere un messaggio con una domanda al direttore, le ha fatte vedere tutti all'inizio. Allora andate su Gradoni Granata perché la pagina di Cherry se no si arrabbia, mi raccomando. Esatto, lo fa tutto per quello. Beh certo, per le visualizzazioni. Togliete il like a Face Regia e portatelo. Devo andare su quella di YouTube, mannaggia voi sti cazzo dai, di video. Dai Gabri. Ok. E comunque rimane ancora 80 persone collegate. Ci siamo, eh. Vai. Silenzio. Odi, Glacavom Andersono. Leste brev Kabashi. Chi? Tienet la reggiana o no? Leste brev Kabashi. Siete in la reggiana, ma me capisci con osmea. Tal con osmea, eh? Ma è l'importanza? Ma me lo mangi tu? Tu vai a vedere Sassuolo, vero?
Sì, ogni tanto. Ci vai ogni domenica, vero? Beh, quando c'è il sole. Quindi anche venerdì. Sì, sono andato con i miei parenti in Modena. Mie cuselle, un canarei, e su fiol nero verde. E te attin la reggiana? Sì, è una squadra simpatica. Le mie una barzelletta. È una squadra di ballon. Stan andom sono. A me non so propria mia. Allora? Chi? Me? Sì. Ma cosa? Serie B o no? Beh, se c'è mia cosa succede? Che te sbrec tutta la bottega e dat fug. Ma me che internit. Se invece, me support mia Yerzan che a mulè la reggiana vintan fa. No. E per colpa di chi me te nuete le vinci in can che fom cager e stan gom d'ander so. Andon sono. C'è chap al vein e chap na bala fotonica. Se testa. Ciao raga, mo sei su che su stevia con Montalto in villeggiatura. O adesso un tournée, tutto, e spero che la via mia persa il vessi. Via via che sono in corsa. Bollman, classifica. Buonduin tutti i besion che given che seron spacè. Son sempre là a praria. Sotto il fosse della bonifica e al sumarain d'acqua e mole mia. Quindi sabet e col neter miracol. Me abdegnane vir perché ho un bel esaurito di biglietti stamattina, martedì. Se doma Rimini, ragazzi, dopo che si andè a prenotare al posto al bagno Teresina, Markman a 5 mes al stadio. Forza Regia, sempre. E grande Massi. Grande Massi con grande montaggio, ragazzi, grande montaggio. Cioè, è difficile fare un montaggio. Sembrava un doppiaggio quasi originale, cioè, ho quasi scambiato il film per il reale. Non era reale quello? Basta fare i lecca. Senti proprio dei lecca qua. A me mi dà fastidio, vedi, regista una merda, poi montaggio è bello. Bravo Gabri, ho detto. Infatti. No, dicevo questi detto, due pelati qua di fianco. La mia fat low, Cerri. Scusa. Ma bravo. Neanche ogni tanto bisogna anche leccare il culo a Gabri, sennò. Bravo. No, grande Max, è bel doppiaggio perché fidatevi, non è semplice fare i doppiaggi da casa. Anche i testi notevoli, Sì. Ragazzi, direi che possiamo andare perché Vanni Zainer, Bugs Bunny Zagnoli. Vanni ci snob, ragazzi, siamo arrivati a questo punto. Ormai preferisce i bancomat della Crede, ma noi. Vabbè, secondo me in questo orario qua dovrebbe essere nudo in centro a fare qualche video. Comunque, davvero, andate sulla pagina YouTube, lo salutate da lì, dai. Esatto. Allora, mi raccomando. Se live su YouTube, commentarlo. Fare tipo la Jalapas di Zagnoli, vabbè, andiamo, buonanotte. Comunque ragazzi, direi che le ultime cose sono 524 biglietti messi a disposizione ancora da Rimini, però non si è in curva ma si è in una tribunetta, il costo è di €19,50 con e gli under 3,50, esatto, con le prendite già incluse. Lo si può acquistare solo questi ultimi 500 passabiglietti al Reggiana Calcio Store, che per queste occasioni resterà aperto nei prossimi giorni fino a venerdì dalle ore 22, quindi potete andare a Reggiana Calcio Store a prendere i biglietti per chi ne fosse sprovvisto. Partenza in treno, quindi alle 13 ci si trova, 12.50, 12.30 ci si trova in stazione Reggio Emilia per chi vuole partire con le teste quadre. Per chi vuole andare col Vandelli, ancora 9 posti disponibili, andate sulla pagina Facebook del Vandelli, mi raccomando. Per tutto il resto ci vediamo a Rimini, buonanotte Cerri.
Buonanotte ragazzi, spero bene. Bene, sei stato con... stasera sei contento, no? Che insomma ha risposto a tutte le tue cose. Sì, sì, sì. No, ma guarda che Goretti a me piace. Adesso no, parte gli scherzi. No, mica ha detto che è uno stronzo, però insomma, diciamo tanto da adesso in poi lo possiamo accantonare o... Sì, se tutto va bene, sì. Bene, bene. Passa, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Basta, non dico steccare che... Carichissimo. Un po' più di verve, non vi preoccupate, ragazzi. Questa è la seduta psicologica, sorridiamo e scherziamo, poi dopo appena finisce si cade nella depressione della partita, nell'angoscia della partita. Stiamo live. C'ho un mal di stomaco, ragazzi. Come vanno i tagnoli, stiamo sempre live. Queste due ore del mercoledì, ragazzi, il mal di stomaco mi distrugge. Cavaz, buonanotte, tu che sei un po' più allegro. Sì, no, in realtà io per allegrare la cosa stavo guardando se Vanni era live, non era live, niente. Consiglio di andare a vedere il video dove si lamenta perché viene fermato dalla polizia perché guida col computer sulle ginocchia, secondo lui la cosa... e dice che ce l'hanno con lui le forze dell'ordine. Lui ce l'ha moltissimo con le forze dell'ordine, sì, questo lo accomuna agli ultras, è un po' esatto. Ultras del... Credo l'unica cosa che l'accomuna agli è come quando in un Reggiana Spa si incazzò perché gli diedero la multa perché lui guidava in ciabatte non si può guidare in ciabatte. E con il tatuaggio ACAB sulle dita. Prossimo video lo fa dal tatuatore. Ma anche te Gabri stai lì a guardare il codice della strada, cioè, assolutamente era allora gli hanno fatto tre multe, era in ciabatte con senza maglia, senza cintura e in controsenso, ma anche dei difetti, però lo amiamo così, il premio assolutamente. Grazie mille a tutti per quelli che ci hanno guardato la pagina Facebook Face Regia 1919, chi della pagina YouTube sempre taggata Face Regia e anche da Gradoni Granata, la grandissima pagina più grande dei tifosi. Salutiamo anche il Bomber che adesso avrà finito il concerto di Renato Zero. Mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che è nel camerino di Renato Zero, intanto mi sta mandando un messaggio Zagnoli. No, ragazzi, è tardi. Tradizione, bisogna rispettare le tradizioni. È andata. No, le tradizioni, no, ragazzi, mi ha detto di aspettare. Adesso dà pure ordine. Chiediamo al nostro pubblico i primi tre messaggi che arrivano, se lo aspettiamo o no. Ragazzi, è con dei tifosi del Verona. Allora, i primi tre messaggi che arrivano, se sono positivi lo aspettiamo, se sono negativi lascia stare. Abbiamo salutato ragazzi. Mi chiama con WhatsApp, non ho mica capito. Vabbè. Direi di cosa volete fare? Volete aspettare? No, abbiamo salutato. Abbiamo salutato tardi, quindi ragazzi, si svegliava poi prima, Non scherziamo, Si svegliava poi prima. Però no, è che mi dice che con dei tifosi del Verona e dai, guardiamolo. Massimo, mettiamo giù al volo. Vabbè, Massimo ci vuole fare, guarda, ti concedo una la gente pur di non rispondere, Cervi non ha ancora scritto nessun messaggio. Sono andati via tutti. No, e con dei tifosi del Verona Volley mi viene in mente. Ma che oh! Ecco, se sono così meglio. Se non arriva effettivamente. No, ragazzi, ci vediamo a Rimini. Buonanotte a tutti. Esatto. Vai, sì, io direi di chiudere, dai. Perché tanto è passa. A Rimini. Sono già tutti là. Ecco. Andiamo tutti dal Bomber. Passa, hai prenotato per Olbia, a proposito? Sì, sì, sì. Eccolo, è arrivato. No, guarda. La contata è con l'iso. Con dei tifosi della Reggiana e non c'entra nulla. Verona, vaffanculo. Silenzio. Andiamo avanti. Adesso non sono più in diretta. Raccontare con voi la magia della curva giallo-blu. Cosa c'è scritto? Ecco. Magari. Cosa vuoi? Bei colori di merda. No. Certo. Bravi, sembrano degli ultra saccaniti, tra l'altro. Sembra di essere sui sordomuti, sulla pagina dei...
Poi, allora, lei sta dicendo che Vanni a Coglione... Sembra un tratto degli ultras, ripeto, un po'... Tra l'altro tutto in forma, vedo. Chi ha vinto, Vanni? Giovane. Esatto, chi ha vinto? Peggio. X. C'è poca Roma. I gemellaggi pro e contro. È vero, no, che è un cazzo, Vanni, il problema è quello. Vanni, o parli con noi o se no... Eccoli là, invece... Oh, cazzo, ma ci voleva tanto! Piano, Piano. Anni, digli che c'hanno dei bei colori di merda. Ale, 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 Veronale, Veronale. Basta. Vanni, Veronale no però. Vanni, ti rispondi a noi per piacere. Dai, tamburi. Vanni. Oh! Vanni. Le sciarpe giallo e blu tengono il Verona, direi che siamo a posto. Possiamo andare a fare il culo, Vanni. Abbiamo fatto. Grazie, Cherry. Abbiamo grazie. Finito schifio come sempre. A me piace questo finale. Un finale che fa riflettere. Il capo ultras e indicano una persona. La sua... Sempre con una connessione no, peggio della mia. Si rimbalzano il capo ultras. Uno dice il capo lui. Ultras schiassa. Roberto Tricella. 72 anni il Caput, va bene. Tricella era il libro del Verona campione. Sì, della nazionale, dello scudetto. Ex Juve anche. Magari lui è Caput. Vanni, chiediti perché la partita è finita da più di un'ora e sono sempre lì. Mi racconta i gemellaggi, dicevo, del tipo. Con Civitanova. Ma cazzo me ne frega a me. Poi... l'avete voluto voi, effettivamente. Che causa del suo mal, guardi i gemellaggi dei tifosi del Verona. E questa è tipo una penitenza che dobbiamo subire. Vanni, ascolta noi, ascoltaci noi. Vanni, Vanni. No, un attimo, un cazzo, un attimo, non è che possiamo ascoltare. Lui è adesso a diretta YouTube anche adesso, non è che... Vanni, vai a dire al custode che c'è una finestra aperta. Lo so. Vanni, non riusciamo a sentire, porca di quella puttana, gira il telefono che vogliamo parlare con te. Quante volte le ha date al volley? Mai? Le ha date. Le botte, le ha prese no. Mai? Vanni ne ha prese diverse volte. Dai, che volevi. Io volessi che iniziasse stasera a darla a qualcuno. Senta, mi spiega a beneficio di quanti sono scettici come gli amici del no, i tifosi del calcio sono scettici. Sempre, siamo scettici a prescindere su tutto. Guarda, anche Reggio Emilia in A2, ma non fa benissimo. In A2 siamo Scone anche. Vabbè, la gente qua si incomincia a salutare. Vanni, non sentiamo niente, noi chiudiamo la diretta. Vanni, non sentiamo più niente. Ma infatti non ti sta cagando, Gabri. Ciao Vanni. Ciao. Sentiamoci. Ciao Vanni. Nazionale titolare. Dai, così continua. Ecco, adesso lui è sempre lì col telefono. Ragazzi, mi dispiace, ma cioè, è no, ancora no. Che, cioè, ancora no, ancora. No. Va bene, ragazzi. Provo. Grazie tra un'ora e un'ora ancora là col telefono. Sì, sì. Grazie, per facciamo il seguito. Q7 te. No, è ancora qua. È sempre lì, non va via, tra l'altro. Sei lì tutta la notte in palazzetto a parlare con me. Io sempre Vanni. Vanni, sì, porca di quella puttana, non abbiamo sentito niente, vogliamo parlare con te. Perché? Perché non hai detto un cazzo, perché è lontano quello che parla. Perché? È lontano. Sì, anche lui. Bello, ecco che l'orecchio di Vanni. Ho fatto bene allora a registrare con l'altro. Benissimo. Purtroppo si è anche interrotto. Ah, no. No, vi bene, dai, grazie di tutto. No, ma per... Cherry, dove andiamo? Andiamo a Verona, Cherry. Ci sono diverse fiere. Fortunatamente non c'è. Allora, entra in campo, Vanni. Entra in campo, fai il canestro. No, che mi scusi. Bulgaria come rado, come... Dove è visto l'Albania? Sentite, sono tifosi Sì, vai.
dicono parolacce proprio inascoltabili, ma scherzo ovviamente. Uno, Vanni, questo signore Vanni. Qua è in Germania, direttamente a Berlino. Vanni, salutiamo. Vanni, ciao bello. Vanni. Ciao bello. Prima che bestemmio, Vanni. Ciao vecchio. La web. Vanni, porca di quella troia. Ciao Nani. Boh. Allora, al di là del tuo orecchio peloso, se hai le palle, vai in mezzo al campo adesso, se hai le palle. Sono qua. È che devo girare la telecamera e non so come si faccia. Vai, il problema è dura, è dura. Vai a rollare. Tutti a casa, tutti a casa. Hai vive massacesi, la leggenda delle rondonelle. Voglio fare lo studio a Ride nel cuore, adesso mi sa che lo portano via. Vabbè. Vai sul carrello, fatti trasportare da quel signore. Il bom bom è quello che tra un po', secondo me, è ma no, cos'è che ha detto? Che le campagnoli, la leggenda vivente. Sì, bisogna di fare lo spirito di tutte le società sportive. Rube nel cuore. Bene, grazie Cerri di questi bei momenti. Che... ragazzi, io ho fatto vincere la partita, dovete anche sopportare questo. No, effettivamente. Un imitatore pazzesco. Se volete, lo diciamo a tutti, potete continuare a seguirlo sul canale YouTube. Se volete, sto facendo le imitazioni degli speaker della pallavolo. Antoine Nemi, non posso farlo io per 2 minuti. Hai iniziato la polemica adesso. Adesso l'hanno beccato, gli ha rotto giustamente. Strano, perché scusa, gli avrebbero dovuto rompere i coglioni. Ecco, io adesso non interromperei adesso la cosa. Perché secondo me inizia la parte interessante. Faccia. No, perché fregano i coglioni al basket, al volley, ovunque. Uno lo fa. Non si può, bisogna chiedere permesso, bisogna mettersi in ginocchio. Oddio, Vanni, hai urlato in un palazzetto quasi deserto, però vabbè. E il vostro speaker cosa fa? Ha cantato tutta sera. Vanni, cerca di calmarti, la medicina, c'è po', Vanni. C'è una differenza. Vai a cagare. No, silenzio. Ho mai visto uno speaker che canta? No, però non si può dire. Bravo, sì. Cosa è successo, Vanni? Cosa è successo? Vai, Vanni. No, mi girano i coglioni. Come lo fanno apposta? Bene, allora, un abbraccio. Non mi profilo a Rimini. Farò la stessa cosa al rientro da Olbia. È una minaccia, ok? Buonanotte. Buona. Grande Vanni. Si è arrabbiato. Ciao, te numero uno. Ragazzi, buonanotte. Passa è allibito da tributi da coinvolgere. Questo, ragazzi, è proprio uno scoop clamoroso. Se tu guardi il suo canale, è sempre è tutto così. Esatto, cioè, no, vabbè, guardare il canale è un conto, averlo in diretta. Cioè, ragazzi, voi vi perdete tanto. Buonanotte. Buonanotte.